Buongiorno a tutti, benvenuti qui anche questa mattina per la seconda giornata di comunicazione. Oggi trattiamo l'argomento di comunicazione scritta, business writing. Vi presento il docente di oggi, che è il dottor Alfonso Canavacciuolo. Alfonso. Alfonso, Alfonso Cannavacciuolo, viene da Napoli, Sì. da Napoli, ed è il direttore creativo di una società che tratta esclusivamente scrittura professionale. Quindi oggi con lui tratterete precisamente, nello specifico, la scrittura professionale, come scrivere mail a livello aziendale, quindi tutto questo. Se avete domande, come ieri, insomma, vi consiglio di interrompere, Se dovete sì, dovete interrompere, a un certo punto interrompere. io sto zitto, se voi non parlate restiamo qui Anche due se volete ore fare a pausa, perché guardarci. insomma ci mettiamo, cioè, ci diamo come Soprattutto. fra un paio d'ore di bloccarci con una pausa. Quindi vi auguro buona lezione, ci vediamo più tardi. Alle 14 dovremo finire per una pausa pranzo e poi riprendere alle 15. Ok? Buona continuazione. Grazie. Allora, Marilisa mi ha già presentato, questa sono io, Alfonso Cannavacciuolo, 41 anni. Cannavacciuolo, vedete, un cognome tipicamente tirolese del nord. Sono un copywriter e business writer. Quindi la prima domanda è: voi sapete che cos'è un copywriter? Se dite no, non mi offendo. No. Ah, facciamo l'opposto. Chi sa che cos'è un copywriter? Ok, io andrei a questo punto. No, è interessante questo. Il copywriter, diciamo, è una fusione di una parola inglese che mette copy, cioè testo, e writer, cioè lo scrittore di testi. Business writer è la stessa cosa, solo che il copywriter solitamente scrive testi per la pubblicità. Cioè, vi siete mai chiesti quella canzoncina dello spot che voi cantate inconsapevolmente? Qualcuno la scriverà. Diciamo, c'è qualcuno che vi mette in testa delle musichette o dei testi, degli spot. Quello è un copywriter. Quindi, copywriter è la persona che scrive testi per la pubblicità, spot radio, sceneggiature per spot TV, campagne pubblicitarie. Il business writer fa la stessa cosa, solo che non lo fa per la pubblicità, lo fa per i testi aziendali, testi professionali in senso lato. Quindi, se leggete una presentazione di un'azienda, probabilmente dietro c'è un business writer o anche un copywriter. Se leggete un'email scritta bene, pubblicitaria o di presentazione, probabilmente dietro c'è un copywriter o un business writer. Le due figure sono molto, come dire, flessibili, nel senso si passa dall'una all'altra in modo abbastanza inconsapevole, diciamo. A meno per noi che lo facciamo come lavoro, sappiamo quando stiamo facendo i copy e quando stiamo facendo i business writer. Magari per chi dall'esterno sa che quell'email magari l'ha scritta qualcuno e non è una cosa professionale, però ti viene da dire: ah, come è scritta bene, oppure la leggi fino alla fine, mentre magari qualche altro testo alla seconda riga dici non si capisce. Probabilmente questa cosa vi succede ultimamente, soprattutto per i siti web. Okay. Quindi, ho un'agenzia che si chiama scrittura.org che fa esplicitamente questo, cioè siamo gli unici a fare come lavoro, inteso come agenzia strutturata, a scrivere testi per le aziende, per la pubblica amministrazione e per i professionisti, però prevalentemente per aziende di ogni dimensione. Quindi cosa succede a noi? Ci arriva una grande azienda che ci dice: io ho un sito web, fatto molto bene, però non si capisce niente, che i testi ce l'ha scritti la segretaria. Oppure ce le ha scritte anche l'agenzia, che però non ha all'interno una figura specializzata nella scrittura dei testi. Quindi arrivano da noi e ci dicono: per favore, ci riscrivete i testi del vostro sito, oppure ci rifate la brochure, oppure dobbiamo fare una presentazione via email della nostra agenda. Ci scrivete la presentazione dell'email. Ovviamente noi siamo gli unici e le aziende sono tante. Quindi l'evoluzione nei prossimi anni. Sempre di più ci sarà bisogno all'interno delle aziende di persone che sappiano scrivere, quindi non di professionisti, non di persone che viene pagata per scrivere per molte aziende, ma all'interno dell'azienda chiunque dovrà avere capacità di scrivere. Significa diventare un professionista, ma conoscere almeno i requisiti di base per una scrittura efficace, diretta, chiara, professionale, cioè in modo che presenti all'esterno l'azienda in modo pulito. Poi vedremo quanto fa la differenza, diciamo. Scrivere in modo chiaro, farsi capire e quanto invece faccia la differenza in negativo non saperlo fare o non riuscire a farlo. In molti casi, per la nostra esperienza, per la mia esperienza professionale, soprattutto negli ultimi 2, 3 anni, 4 anni, cioè da quando c'è stata la crisi, ad esempio, avere
la capacità di presentare la propria azienda in modo diretto, e questa cosa passa soprattutto attraverso i testi, ha fatto la differenza tra aziende che sono rimaste in piedi e aziende che invece hanno chiuso. Questo poi andiamo a vederlo insieme. Ovviamente è un laboratorio molto flessibile, nel senso io mi adeguo a quelle che sono le esperienze e le esigenze della classe, perché la scrittura è un ambito molto ampio. Solitamente questo tipo di corsi possono durare anche 5, 6, 7 mesi, cioè per apprendere le capacità tecniche. Però in una giornata si possono dare molti input positivi, cioè di cose che si possono e si devono fare, altre cose che non si devono fare. Però questi consigli che do sono legati solitamente a chi mi ascolta, quindi avrei bisogno di una presentazione minima vostra in 10 parole, cioè che cosa fate, come vi chiamate, mi serve tanto, comunque non ricorderò il nome, però come vi chiamate, che cosa fate, per capire poi qual è quali sono le vostre competenze nell'ambito della scrittura e come adeguarci poi durante questa giornata. Chi inizia? Un volontario? Sì. Niente, io mi occupo, sono responsabile del post vendita, sì. Quindi mi occupo dalla commessa di lavoro di una macchina agricola, sì. Quindi dall'accettazione fino alla fatturazione. Okay. E più c'è la gestione ho 8 persone in officina che gestisco anche a livello organizzativo. Ok, quanto conta la scrittura nella tua attività? Da 1 a 10? 10. Ok, perché così mi piace. Perché avendo comunque rapporto con aziende fornitrici di macchine, okay, agricole, quindi anche con gente che comunque è sicuramente molto più preparata di me nel discorso scrittura, devi avere comunque quest'arma anche per poter rispondere magari a qualcosa che loro o chiedono o che magari tu pretendi che loro facciano. Ok, grazie. Sono Franco Lombardo, sono dirigente del Comune di Mercattaro, mi occupo di una decina di settori, curo anche il contenzioso del Comune e quindi diciamo con la scrittura ho a che fare giornalmente, insomma, okay, minuto per minuto della mia giornata lavorativa. Ok, solitamente l'ambito, c'è proprio una disciplina che noi anche insegniamo, che è la scrittura nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, che è solitamente la più ostica in assoluto, nel senso che... Sì, infatti la sua presenza qui è... Sì, però poi se avremo tempo ve li farò vedere, diciamo, quelli che sono esempi di scrittura tratte dall'amministrazione di tutta Italia, che escono direttamente dal libro cuore, diciamo, alcune... cioè come stile di scrittura, come contenuti, come struttura della frase sono praticamente incomprensibili. Invece uno degli obiettivi, poi ci sono anche diverse esperienze in Italia, è quello di semplificare la scrittura in modo da renderla accessibile a tutti i cittadini. Perché cominciamo a introdurre il primo elemento importante. Un'azienda parla a determinati destinatari, ok? Chi produce e vende macchine agricole parla al contadino oppure al distributore di ulteriore macchine agricole, eccetera, eccetera. E quindi ha un suo settore. Può scrivere in modo tecnico per quella persona e fregarsene, tra virgolette, di tutti gli altri. La pubblica amministrazione non può farlo perché deve parlare a tutti, quindi è obbligata, diciamo, o dovrebbe esprimersi in modo da essere comprensibile a tutti. Quindi qua già introduciamo uno degli elementi della scrittura, che è la selezione del destinatario, cioè capire a chi stiamo parlando. Poi andiamo avanti. Salve, sono Gianna Samarelli, sono un'educatrice professionale, okay, con una passione per l'argilla, per la terracotta, perché abbiamo un laboratorio di terracotta a Rutigliano. Okay. Di solito la mia azione è rivolta soprattutto a minori e comunque appassionati della materia. Mi piace l'idea della scrittura perché per me deve essere una scrittura creativa che attraverso poche parole arrivi il messaggio, anche una scrittura iconografica, no? Certo. Accompagnata da figure, okay, perché comunque mi rifaccio sempre alla creatività, alla fantasia. Certo. Quindi mi interessava anche capire come arrivare a un certo tipo di pubblico. Certo. Per autopromuovermi, okay, e autopromuovere questo tipo di, okay, attività. Ok, va bene, grazie.
Buongiorno, sono Santa Lo Zupone. Solo dallo scorso anno sto affiancando mio marito nell'ambito di commercializzazione di uva da tavola. Ah, okay. Quindi io mi occupo di ricezione di fatture da parte di fornitori per quanto riguarda anche rapporto con i consulenti di lavoro, per quanto riguarda le assunzioni e quant'altro, per cui giornalmente ho a che fare con mail che ricevo e invio, per cui è importante saper scrivere, okay, in maniera corretta, insomma. Ok, grazie. Sono Leo Soranna, sono giovane al momento disoccupato. La scrittura, diciamo, nel mio lavoro serve soprattutto a descrivere o a comunicare per mezzo di mail. Sì. Mentre al momento mi serve per presentarmi in qualche maniera, far conoscere quelle che sono le mie professionalità. Ok. Questa è una cosa molto interessante. Approfitto, diciamo, ne avremo parlato dopo, però anticipo. Penso che lo immaginiate, ma io ricevo ogni giorno diverse decine di curricula, così, questo moltiplicato per tutte le aziende italiane. Immaginate, diciamo, come il movimento che c'è in Italia ogni giorno di persone che cercano lavoro, soprattutto di questi tempi. In molte aziende, non in tutte, però in molte aziende, la differenza tra ottenere o non ottenere il colloquio sta nella scrittura, cioè in come tu scrivi il curriculum, perché in quel momento il curriculum parla di te, cioè l'unica cosa, l'azienda non ti conosce, l'unico punto di contatto fra te e l'azienda è il modo in cui è scritto il curriculum, cioè al di là delle competenze, proprio come vengono presentate. Quindi se io apro il curriculum, dopo vi farò vedere degli esempi, con un errore subito, probabilmente non arriverai neanche alla seconda fase, chi legge non arriva neanche alla seconda frase, l'ha già cestinato, l'ha inviato via, soprattutto man mano che aumenta l'importanza della scrittura per questo tipo di aziende, perché se a me arriva un curriculum di persone che vogliono fare il copywriter o business writer, se aspiranti, formarsi, e dopo la prima frase non capisco dove voglio arrivare, nella seconda c'è un errore, io necessariamente lo devo scartare. Quindi io sono un caso limite, perché a me la scrittura è l'elemento principale della professione, però più aumenta l'importanza della scrittura, quindi nelle agenzie oppure nelle aziende che cercano relazioni, persone che facciano relazioni esterne o che debbano avere contatti con i fornitori, quindi più aumenta, più la scrittura sarà elemento centrale della propria attività, più un curriculum non ben presentato o scritto male è elemento di selezione, così come sta diventando elemento di selezione la presenza sui social network, anche se molte persone sottovalutano questa cosa, cioè l'azienda va, controlla il profilo, vede cosa è scritto, come è scritto e poi fa un proprio scarto, però questo esula dalla nostra giornata. Poi, chi c'è? Buongiorno, sono Giovanni Liturri, sì. Contabile, collega di Domenico Giglio, lavoriamo presso la stessa azienda. Okay. Io mi occupo acquisti e vendite di macchine agricole e ho contatto direttamente con i fornitori. Okay. L'80% del mio lavoro si basa sull'invio di email, perché ho i contatti con i fornitori e quindi diciamo direttamente con loro, quindi l'80% è con la mail che si lavora. Okay. La carta non esiste quasi più. Sì, solo nelle comunicazioni estremamente formali in cui c'è bisogno della carta. Vabbè, la pubblica amministrazione funziona ancora prevalentemente con la carta. L'aspetto che mi ha fatto iscrivere al corso è quello di magari di approfondire l'aspetto pubblicitario, che è la cosa forse che gestiamo un po' meno nell'ambito aziendale. Ok, ne approfitto subito per dire una cosa, cioè nell'ambito della comunicazione generale, diciamo, poi nella comunicazione scritta, ma allargherei il discorso a una serie di cose. Consiglio sempre alle aziende di fermarsi alle competenze che si possono avere all'interno, nel senso che
migliorare la comunicazione scritta per migliorare il rapporto con i fornitori, scrivere email più precise, più chiare, che hanno subito una, come dire, un effetto diretto sull'attività dell'azienda. Cioè un'email presentata o non presentata bene fa la differenza dal fatto che una persona ti acquisti o non ti acquisti il macchinario agricolo, può succedere anche questo. Poi c'è un livello successivo di comunicazione, che può essere la comunicazione pubblicitaria o la creazione di un sito web, eccetera, eccetera, in cui consiglio sempre di andare verso i professionisti. Poi ne parleremo in seguito questa cosa qui, però ci sono delle competenze che sono molto tecniche, molto difficili da acquisire e si acquisiscono nel corso degli anni. Quindi diciamo, laddove è possibile, dove i soldi lo permettono, eccetera, eccetera, è meglio rivolgersi sempre a dei professionisti. Se questo non è possibile, è meglio concentrarsi e cercare di fare il proprio meglio. Ok. Poi. Buongiorno, sono Giuseppe Di Donna, sono legale rappresentante di una società cooperativa di servizio pubblico da Piazza su Bari, quindi interloquisco, non dico giornalmente, ma quasi con le amministrazioni comunali, per cui credo che sia importantissimo. Mi mettiamo a confronto, diciamo. No, credo che sia importantissimo scrivere bene. Certo. Personalmente ci tengo a questa cosa perché fino a poco tempo fa lo faceva un'altra persona che è un ingegnere, dove ha queste capacità, e in effetti ho notato che una lettera scritta dal sottoscritto poi è stata un pochettino trasformata e ha avuto un effetto molto più importante sull'amministrazione. Abbiamo ottenuto quello che, insomma, credo che sia quello, la scrivere in maniera sintetica e anche ecco. Noi oggi faremo così, diciamo, nella prima parte stamattina faremo un po' pratica, un po' principi teorici, diciamo, di quello che ha scritto. Oggi facciamo tutto il laboratorio, cioè dalle 3 alle 6 facciamo laboratorio. Se avete vostri materiali, non so se ce l'avete o ve li procurate, possiamo vedere direttamente i vostri, oppure vediamo quelli che abbiamo noi in agenzia, in cui c'è molto da vedere, da ridere anche in alcuni casi. Okay. Buongiorno, sono Gianluca Di Donna, sì. Ho 26 anni e lavoro in un albergo a Bari. Okay. Credo che sia molto importante la scrittura per poter vendere, per poter pubblicizzare. Che ruolo hai all'interno del... Scegliamo del tuo, spero per Io ruolo. Mi occupo dell'organizzazione e della preparazione delle sale, prettamente diciamo, il mio compito è quello delle sale meeting. Okay. Poi spazio un po' per comunque una piccola struttura. Okay. Sono Gabriele Parisi, sono laureato in ingegneria informatica e stiamo tirando su una startup insieme ad altri amici in ambito web, in ambito ICT, social innovation. Per quanto riguarda quindi la scrittura, fondamentale per redare il business plan, no? Quindi bisogna essere il più chiari possibili, ma anche poi curare tutta la parte comunicativa, quindi con il pubblico e con le utenze. Ok, grazie. Poi mi faccio portavoce degli altri tre membri, Vito Stefano Creatore, Luigina Romagno, Tommaso Tonico, Marilisa Romagno, facciamo parte di Forland e noi tutti i giorni lavoriamo anche con le mail, perché comunque comunichiamo con enti, regioni, Puglia, comuni e quant'altro, quindi per noi, oltre che naturalmente anche con gli stessi corsisti, quindi per noi riuscire ad arrivare in modo chiaro e diretto al nostro interlocutore è fondamentale, quindi riuscire a capire come scrivere una mail, per esempio, una cosa più banale, è molto importante, in modo tale che non, certe volte è come se si aggredisce, diciamo, quello a cui stiamo inviando la mail. Certo. Quindi riuscire a capire come inviarla è fondamentale. Ok, perfetto. Questo che tu hai detto, c'è l'impressione in alcuni casi di aggredire, è quello che si chiama tono della comunicazione, che adesso andiamo a vedere, che è uno degli elementi fondamentali di una buona comunicazione scritta. Allora, vabbè, l'avete già fatto questo esperimento, cioè voi vi svegliate al mattino, la prima cosa che fate, la mettete su Facebook, molti di voi, su Facebook si scrive sostanzialmente, ok? Si legge quello che scrivono le altre persone e si scrive, quindi noi scriviamo. Accendiamo il computer, scarichiamo le email e stiamo leggendo del testo. Se vogliamo rispondere, scriveremo del testo. Poi andiamo a consultare le ultime notizie e leggiamo testo. Poi andiamo in ufficio, apriamo, scarichiamo le mail, di nuovo testo. Oppure ci arriva una comunicazione, anche una lettera, in quel caso c'è il testo, che può essere il depiantino all'interno della cassetta postale in cui vi invitano
a chiedere un prestito, ormai arrivano solo quelli, oppure nel traffico vi danno un volantino pubblicitario che l'informazione viene veicolata attraverso il testo, poi andate a casa, leggete il giornale, c'è testo, 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 testo. Cioè in questi anni c'è stato un passaggio storico che anche se nessuno se ne è accorto, o pochi se ne sono accorti, o è stato così veloce che è passato quasi inosservato. Cioè noi siamo passati da una società che era prevalentemente televisiva, in cui c'erano i giornali, in cui tu leggevi, e c'era la televisione in cui tu guardavi e ascoltavi. Basta. Fino a qualche anno fa, prima alla nascita del web, si scriveva solo all'interno delle aziende e solo in determinati ruoli si scrivevano delle cose. Oggi invece il testo è diventato imperante, cioè qualsiasi cosa voi facciate è, passa attraverso il testo. Quindi le email, il web, che sono poi i due strumenti fondamentali di comunicazione oggi, sono centrati sulla parola scritta. Quindi sulla capacità di leggere e capire quello che gli altri hanno scritto e soprattutto sulla capacità di scrivere. Le due cose sono legate, nel senso che se uno sa scrivere bene, l'altro capisce. Ok? Se uno scrive male, l'altro non capisce. Che in alcuni ambiti può essere ininfluente, cioè nel senso che se scrivi un'email al tuo amico e non ha capito cosa stai scrivendo, lui dice, ma che stai scrivendo? Ti mando un messaggino. Se invece questa è un'email di presentazione della tua azienda che si sta proponendo a un'altra azienda, o un curriculum, come abbiamo detto, oppure è la pubblica amministrazione che chiede a un cittadino di presentare un documento, eccetera, eccetera, facendo riferimento a DPR, legge regionale, eccetera, 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 questo può dar luogo a perdi il lavoro o non prendi lavoro, o perdi quella potenziale commessa, cioè non vendi quello che dovresti vendere, oppure ci sono fraintendimenti tra cittadino e pubblica amministrazione. Quindi la scrittura è diventata fondamentale. Oggi è una vera e propria, dal mio osservatorio, una vera e propria emergenza sociale, cioè nel senso che chi esce dall'università scrive pochissimo o niente, chi esce dalle scuole scrive poco e male, e all'interno delle aziende difficilmente si fanno corsi in cui si insegna alle persone a scrivere in modo chiaro, scrivere in modo efficace. Cioè, in questo passaggio le persone si sono trovate davanti a un computer a dover scrivere decine di email al giorno, però nessuno gli ha detto, sì, ma come si scrive effettivamente un'email professionale, efficace? Quali sono? Ci sono dei principi? Oppure vado improvviso? Cioè, a scuola ero bravo a scrivere in italiano, posso scrivere? Scrivo delle email corrette? Solitamente no. Cioè, sono due cose completamente diverse. La correttezza formale, grammaticale, lessicale, e poi l'email efficace. Allora, quindi ci siamo detti per cos'è la business writing e perché ci dovrebbe essere poi un modulo di business writing. Opera molto meritoria, ringraziate Forlente, perché è un esperimento, come dire, io faccio questo tipo di corsi in tutta Italia, però solitamente sono aziende molto grandi, oppure sono master molto importanti in cui inseriscono un modulo di scrittura professionale. Per il resto, diciamo, sono esperienze non ancora portate avanti in modo molto incisivo in Italia. Invece, come vedremo poi oggi, e ritengo sia così, sono fondamentali per la vostra attività. Quindi il business writing, o la business writing, che sarebbe scrittura professionale, viene tradotta in Italia, è la disciplina che insegna come scrivere meglio al lavoro, semplicemente. L'altra domanda è: io so scrivere, cioè si impara a scrivere? La domanda è: si può insegnare a scrivere e si può imparare a scrivere? Sì, si può insegnare a scrivere e si può imparare a scrivere, però qua dobbiamo fare una precisazione. Si impara a scrivere soprattutto la scrittura professionale. Già la scrittura pubblicitaria è un passettino in più. Ne torniamo al campo della scrittura creativa, diciamo. La scrittura creativa è... richiede un minimo di predisposizione, un minimo di anche di talento, diciamo così, di predisposizione innata, che con determinate tecniche si può coltivare. Così come non tutti possono diventare romanzieri, ad esempio, tutti però possono scrivere una bella email o una bella brochure o una bella pagina web. Quindi è sempre scrittura, però sono due forme di scrittura. Lo dico perché c'è molta distinzione solitamente fra scrittura creativa e scrittura professionale. Mentre la scrittura professionale si può insegnare praticamente a tutti, cioè si possono trasferire queste conoscenze in modo che
chiunque, come voi avete presentato, migliori in proprio modo di scrivere, non altrettanto si può fare con la scrittura creativa. Andiamo a vedere anche qual è la distinzione. Geometra, dov'è il nostro geometra? Ecco, questo è un esempio, sono tutti casi reali, quindi non vi sto... Quello che leggerete, diciamo, non è inventato, è roba che mi è arrivato, che è arrivato a aziende, o è arrivato a amici, parenti, colleghi, eccetera, eccetera. Ora, supponiamo che a voi arrivi una lettera di presentazione via email, diciamo così, in cui c'è questa cosa qua: Antonio Esposito, ufficio personale, Roma, Bari, eccetera, eccetera, in cui c'è scritto oggetto e mi piacerebbe un casino lavorare con voi. Però non mi devi togliere il lavoro, se no me ne vado. No, per capire. E cominciamo. Secondo voi, allora facciamo una domanda sì o no. Cioè, secondo voi è possibile, è plausibile dover presentare? Cioè, secondo voi è giusto, è razionale presentare una cosa del genere? Quindi voi prendereste a lavorare nella vostra azienda uno che vi scrive: ehi, mi piacerebbe. Che azienda è? Se un'azienda. Per questo stiamo fallendo come paese. No. No, questo è interessante. Diciamo, facciamo una risposta sì o no. Secondo, chi è, dice sì, si potrebbe, no, non si potrebbe. No, no. Ok, quindi in generale no. Ok. Perché in questo caso no? Perché sembra un tipo di responsabilità. Vabbè, ufficio del personale. Ora ok, l'ufficio personale potrebbe anche essere questo, no? Cioè, supponiamo che sia l'ufficio personale Roma di Radio DJ. Ecco, allora ci sta? Cioè, che cosa vi comunica? Troppa confidenza. Troppo sei. Ma chi sei, diciamo? Diciamo, ma chi sì, diciamo, come si dice a Napoli. Cioè, che... Chi è? Che vuole? Supponiamo, allora, quindi, punto 3, sei morto, diciamo, non sei mai esistito. No, punto 3 denuncia. Punto 3, dovresti emigrare, fatti una valigia. Oppure ti prendi sicuramente qualche... Almeno io risponderei... in modo non cortese, diciamo. Direttore di negozio, che negozio potrebbe essere? Uno che vende skateboard, ad esempio? Sì, di giocattoli. Ma neanche di municipale, un direttore di negozio. Quasi, cioè, se ovviamente, che ne so, il negozio di Prada lungo Via del Babuino a Roma, no. Però se è un negozio che... E se è un'agenzia web, una startup? No, eh? Fai bene, mi piace così. Secondo me, cioè... Questo è di stare disoccupato a viva. No, sì, non c'è proprio. È un DJ, invece Radio DJ? Sì. Mm? E se fosse, diciamo, la selezione per un collaboratore del gruppo di lavoro di quella radio in cui c'è Leone di Lernia, ad esempio? No. È perfetto, ci dovrebbe mettere qualche mala parola, però, sinceramente. Qualche... Sì. Nel senso che. Si esprime. Infatti, fa il cantante, se no. No, nel senso che. Anche perché qui facciamo il testo, perché qui c'è il testo, ciò che la schizza è che tu non ti sei presentato. Però questo è solo diciamo che è solo l'oggetto. Comunque c'è l'intente. Sì. Con la posta creativa c'è l'intente. Per cui se io fossi. Ok. 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 Questi sono i due elementi fondamentali di quando si riceve un'email, che penso che vedremo oggi pomeriggio. Cioè, c'è il mittente che già mi fa la selezione. Antonio Esposito, ma chi sei?
prima di tutto, diciamo, è uno sconosciuto, stai partecipando a una selezione in cui probabilmente, visti i tempi, saranno arrivati in un giorno 200 milioni di curriculum, ok? E mi arriva, mi piacerebbe un casino lavorare con voi, diciamo, molto probabilmente, indipendentemente dal tipo di contesto, di azienda, eccetera, la X cancella email, cestina, è obbligatoria. Questo tipo di oggetti poi solitamente arrivano pensando che più il posto dove stai andando a lavorare è creativo, ok, più sei autorizzato a scrivere così. Ad esempio a noi arrivano dei curriculum impressionanti, cioè delle lettere di presentazione di persone che ti raccontano la loro storia a partire dagli occhi blu della nonna, eccetera, cioè la piena, proprio alla larga, mentre io sto cercando una persona che vada molto sul concreto. Quindi solitamente più l'agenzia, l'azienda è creativa, un'azienda di moda, eccetera, più si pensa che bisogna essere invece giovanili, innovativi, creativi, eccetera. Invece adesso voi siete tutte selezione delle persone che fanno selezione del personale nella vostra azienda, vi danno il compito di selezionare i curricula. Quante possibilità avrebbe questa persona? Cioè che cosa vi comunica? Prima di... Zero. Sì, perché ti dà l'impressione di uno che sta... Prima di tutto ti sta approcciando in modo molto colloquiale. Ma... Sì. Tu non hai mai inviato un'email così? Superiorità rispetto all'altro. Ok. Quindi... Animatore di villaggio. Ma neanche secondo me. Perché qual è la competenza che tu cerchi in un animatore del villaggio? Supponiamo che devi animare, stai cercando un animatore del villaggio, sei un tour operator, anche piccolo, cerchi un animatore di villaggio in Tunisia, che ne so, ma anche un villaggio piccolo, eccetera, eccetera. Cioè, qual è la competenza che tu cerchi? È vero che deve essere una persona creativa? Sì. Però scrivere questo tipo di cose può sembrare fintamente creativo, ma non è. Creativo, perché quando tu stai parlando al tuo destinatario, che in questo caso è un direttore che fa selezione delle risorse umane, a lui non interessa questo tipo di presentazione, vuole sapere se tu sei creativo quando poi fai effettivamente il tuo lavoro. Puoi anche scrivere questo tipo di cose e poi sei un morto davanti agli ospiti del villaggio. Quindi devi comunicare quello che tu sai fare, la tua creatività professionale, e lo devi fare attraverso il testo, ma qui non stai comunicando la tua creatività professionale, stai creando che ti piacerebbe un casino lavorare con queste persone. Se già come oggetto metti ho fatto ballare 2000 persone, ok, già stai facendo un passettino in più, perché stai già comunicando le tue capacità professionali, ma e non mettendo semplicemente curriculum Antonio Esposito. Okay, poi andiamo a vedere dopo successivamente. Comunque era interessante capire la vostra reazione. Ok. Voi siete direttore delle risorse umane, avete fatto questa selezione, dovete comunicare, diciamo, i risultati della vostra selezione. Quindi dovete scrivere la famosa email che ci siamo detti oggi. Che in questo caso è la selezione, ma oppure è la trattativa per la vendita, oppure come è andato il meeting, oppure come è andato il business plan, la presentazione del business plan, eccetera, eccetera. Ok, vediamo diversi tipi di oggetto. Da Angela Bompiani, che è la persona che si è occupata della selezione dell'impiegato contabile, al mega direttore generale. Vi capita di avere oggetti delle vostre email tipo leggi qui, contenuto importante, leggi presto? Solitamente è spam, diciamo, però in realtà molte volte ci sono anche delle persone che continuano a scrivere leggi qui. Come vedete, diciamo, sono diversi oggetti in modo crescente. Leggi qui solitamente è l'armamentario degli spam, ok? Oppure di una cosa di un amico, leggi qui. Però siccome stai parlando dall'ufficio del personale al direttore generale, leggi qui. Poi, oggetto, selezione. Secondo me va bene selezione, potrebbe già andare? Diciamo che è più generico. Più generico, perché se magari stanno facendo 7 selezioni contemporaneamente, di quale selezione? Siccome il direttore generale probabilmente di mail ne riceve 400-500 al giorno, prima di decidere, come fate molti, quale leggere per prima al mattino quando scarichi, tu decidi in base a una serie di cose, di priorità. Quindi già selezione lo costringe a capire quale selezione entrare all'interno dell'email. Selezione impiegato contabile?
perché potrebbe essere, non è, ce ne abbiamo tre, non è arrivato nessuno, forse dovremmo rifare. L'ultima? Ok, diciamo, questo che voi vedete è business writing, cioè il passaggio progressivo dall'uno all'altra è il passaggio tra le persone che scrivono in modo normale, però non si sono mai posti il problema di scrivere in modo efficace. Man mano che scendiamo giù passiamo, diciamo, a una scrittura in modo più efficace e professionale. Gran parte del 99% delle email che girano nelle amministrazioni pubbliche, private, eccetera, appartengono al punto 2, diciamo forse, 2-3, cioè in questo tipo di genericità. Mentre già quando andiamo verso il 3-4, stiamo parlando di persone che hanno già una capacità di scrivere, oppure hanno studiato, o per esperienza, o perché hanno seguito qualche corso, come impostare un'email. Ah. Secondo voi serve a qualcosa scrivere meglio? Ditemi sì, un fatto proprio mio di autostima sì. Personale. Sì. Sì. È interessante, non so, riuscire a capire quanto deve essere scritto quell'oggetto. Sì. Perché a volte capita che un oggetto troppo lungo, diciamo, le sì. Case, porti alla stessa cosa, diciamo, delle leggi qui. Ok. Dopo oggi ho capito che faremo una lezione solo sulle email, oggi anche oggi pomeriggio. Però già se cominciamo a fare così, scusate. Come leggete voi le... Questo è il mio desktop, non ci fate... Come leggete voi le email? Su Gmail, su Outlook, su... Su Outlook. Invece? Chi le legge direttamente su, sul browser? Gmail direttamente. Gmail direttamente. Supponiamo... Guardate, questo è il mio oggetto. Cioè... L'impostazione dell'oggetto, diciamo, dipende da come tu hai impostato Outlook. Quindi se io, ad esempio, do più importanza a altre cose, al mittente, al ricevuto, già qui, questo è l'oggetto. Ho tolto un po' di informazioni, ok? Già qui, qua riesco a vedere tutto, ok? Se già, che ne so, mi interessa magari portare avanti altri elementi, oppure allargare il mittente, già qui perdo delle cose. La visualizzazione dipende da quello che tu fai. Quello che io consiglio è di cercare di mettere insieme il contenuto dell'oggetto nelle prime 3-4 parole. Però questo poi lo andiamo a vedere oggi tranquillamente. Ok. Allora, scrivere meglio serve. Vi assicuro che serve molto. Vi vedo già convinti, però serve. Adesso vi do anche dei dati, un po' importante dei risultati, sicuramente sa che scrivere meglio. Importantissimo. Ok. Allora, aiuta a trovare lavoro, in questo caso inteso come per un'azienda significa vendere di più, trovare il fornitore migliore, per chi fa selezione, diciamo, per chi è in cerca di un lavoro, ti aiuta effettivamente a trovare lavoro, cioè fa sì che il tuo curriculum non venga buttato nel cestino subito, tipo mi piacerebbe un casino lavorare qui, ti aiuta nel caso in cui devi presentare un business plan di una startup a fare la differenza tra una startup che sta chiedendo finanziamenti, che scrive in modo chiaro, efficace, diretto, immediato che cosa vuole ottenere e come lo vuole ottenere, rispetto a una startup che invece la prende alla lunga, tipo comincia a parlare della nascita del web, dell'importanza del web, eccetera, eccetera, da ARPANET fino a oggi, e quando bisogna arrivare al punto che sta facendo la selezione già si è addormentato, mentre c'è un'altra startup che fa, noi vogliamo facciamo questo, c'è questa esigenza nella società, ok, vogliamo fare questo, vorremmo fare così, dateci 200.000 euro, già fa la differenza. Ricordo sempre, noi abbiamo presentato un piano per farvi capire quanto è importante, al Comune di Napoli, un po' di anni fa lanciò un progetto che si chiamava Giovani a Napoli, per la creazione di un portale web dedicato ai giovani della città. Noi eravamo una piccolissima agenzia, cioè eravamo 6 persone, e si presentarono mega agenzie italiane, perché il progetto era abbastanza consistente, nell'ordine di 200-300 mila euro di finanziamento. Queste mega agenzie, forti del loro nome, arrivarono con una presentazione di 3 paginette, ok? In cui le prime 2 erano dedicate a tutto quello che loro avevano fatto in vita loro, abbiamo lavorato per il ministero, siamo bravi, siamo importanti, eccetera, eccetera. Noi ci presentammo con un progetto di 150 pagine, quindi già la differenza era abbastanza consistente. In queste 150 pagine non c'era una parola messa fuori luogo, cioè nel senso noi spiegavamo tutto
quello che volevamo fare, come lo volevamo fare, qual era l'esigenza, cosa serviva ai giovani di Napoli, quali erano i loro obiettivi, le zone critiche della città, i quartieri, eccetera, 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 eccetera. Questo ha fatto la differenza tra agenzie che tenevano 300 milioni di euro di fatturato e noi che forse non ce l'avevamo proprio fatturato in quei tempi, diciamo. Quindi ti aiuta a trovare lavoro, ti aiuta a lavorare meglio, che in vostro caso è la vostra esperienza, ti aiuta a fare carriera, già questo è un passo successivo, poi vediamo che cosa intendo. Allora, guardate da dove parte questa cosa della scrittura. Non so se conoscete Fortune, che è una famosa rivista che tratta di business, una delle più importanti del mondo. C'è la famosa classifica dei 100 di Fortune, diciamo le innovazioni, le 100 aziende più innovative su cui puntare, eccetera, eccetera. Nel 1979 fecero questa intervista in cui andarono in tutte le scuole di economia e dissero: ma qual è la competenza che secondo voi devono avere i manager del futuro? E dissero: insegnate loro a scrivere meglio. Ovviamente il caso statunitense è un po' particolare, diciamo, però come succede spesso, una parte, diciamo, di quello che accade negli Stati Uniti viene poi portata in Italia con un po' di anni di ritardo. Adesso capiremo poi cosa è successo durante questo passaggio. Nel 79 questi non hanno, sono che l'hanno ascoltati molto, questi alle scuole di economia, e sono andati avanti tranquillamente. Infatti nel 1990 poi gli Stati Uniti hanno capito che c'era una vera e propria emergenza e crearono una commissione sulla scrittura. Quindi 79-90, 11 anni passati inutilmente, loro creano una vera e propria commissione nazionale, cioè a livello governativo, sulla scrittura, cioè che aveva come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi, dalle elementari fino a portarli nel mondo del lavoro, a scrivere meglio. Okay? Quindi poi passano 14 anni e nel 2004 qua siamo, diciamo, in piena già quasi rivoluzione digitale, okay? Chiedono di nuovo a queste 100 grandi aziende americane: è importante saper scrivere bene? E questo è quello che rispondono i manager. Il 51% dice sì, è importante per l'assunzione, cioè è uno dei parametri che io utilizzo per decidere se assumere una persona oppure no. Allo stesso modo dicono: se devo licenziare e ho due persone equivalenti, una persona che sa scrivere, una persona che non sa scrivere, è uno dei criteri che io utilizzo per scegliere quale dei due far fuori, okay? A parità di competenze, diciamo così, o di ruolo. Questo è il dato più interessante. L'86% dice che la scrittura sciatta nel curriculum è un ostacolo insormontabile ad una futura assunzione. Noi possiamo allargare, diciamo, questo concetto a tutta la vostra, tutta la comunicazione di un'azienda. Cioè, in questo caso è il curriculum, ma una scrittura sciatta nella presentazione dell'azienda, una scrittura sciatta nella presentazione del prodotto, ok? È un ostacolo insormontabile, o a essere assunto, o a vendere quel prodotto, o ad emergere rispetto alla concorrenza, eccetera, eccetera. Questo è 2004, quando chiesero: sì, ma che cosa dovrebbero saper scrivere? Già loro risposero: email, presentazioni in PowerPoint, resoconti tecnici, memo e lettere. Beh, i memo sono le fissazioni degli Stati Uniti, ci scrivono memo su tutti, non è il nostro caso. Quindi siamo nel 2004. Cosa è successo da 2004 a oggi? Un'ulteriore rivoluzione, cioè l'email è diventato l'elemento principale di ogni comunicazione professionale. E intanto sono emersi anche altri tipi di... il sito web è diventato lo strumento di presentazione principe di ogni azienda, a discapito di quelli che erano mezzi più tradizionali, come possono essere brochure, presentazioni cartacee, eccetera, eccetera. Quindi c'è stata la rivoluzione in cui la scrittura è tornata ad essere il centro di ogni attività aziendale e anche personale. Quindi personale intendo come singolo professionista che deve presentare se stesso, scrive. Le aziende che devono dialogare con altre aziende, con i fornitori, con la pubblica amministrazione, con i propri dipendenti, scrivono prevalentemente email. Quindi la scrittura è tornata al centro. Sempre a queste grandi aziende, poi adesso sono passati 10 anni, ma sono, è tutto ancora molto valido, ancora più valido. Giustamente gli chiesero: sì, ma scrivere meglio, cosa intendete voi per scrivere meglio? Perché ci sono persone che credono, scrivendo con uno stile tipo Manzoni o De Amicis, di saper scrivere, che così gli è stato insegnato a scuola. Invece scrivere meglio significa avere una scrittura chiara,
accurata, corretta. E oggi andremo a vedere cosa intendiamo noi per questo. Questa, diciamo, è la sintesi di tutto. Questo venne chiesto a direttore dell'IBM, ok? Quando ancora esisteva l'IBM. E gli chiesero, con la nascita dell'email, appunto, nell'era elettronica in cui prevalgono i media digitali, che sono quasi tutti media scritti, che utilizzano la scrittura, con l'email molti lavoratori in più devono scrivere e farlo molto più spesso. Se, ci siamo già detti questa cosa prima, se ragioniamo fino a un po' di tempo fa, solo alcuni livelli aziendali, solitamente quelli, diciamo, che prima si chiamavano l'impiegato di concetto, diciamo, cioè da un certo livello in poi potevi scrivere, le altre cose non erano, altri livelli, quelli un po' più bassi, non richiedevano la scrittura. Però oggi, anche se noi andiamo in un'amministrazione comunale, c'è l'ufficio dei giardinieri sostanzialmente, anche quando deve ordinare, quando deve comunicare con gli altri uffici, quando deve scrivere all'assessore, quando scrivere all'economato per chiedere la sostituzione di una pala, deve scrivere sostanzialmente. Tu passa tutto attraverso la forma scritta, e questa forma scritta è l'email. Okay? Finché la pubblica amministrazione, come dire, in alcuni casi il problema non si pone. Quando invece poi andiamo all'interno delle aziende private, scrivere o non scrivere bene, abbiamo detto, fa la differenza. A voi vi succede di ricevere quelle email in cui c'è lunga introduzione? Leggi, leggi, poi dici, ma che cosa mi vuole dire? Dov'è, diciamo, cosa mi vuole dire? Adesso vorrei farvi un esempio, diciamo, passiamo alla, giusto per capire, andare nel pratico e capire di cosa parliamo. Noi in questi giorni stiamo facendo un lavoro con il Comune di Napoli. Ok, se io vi dico domenica ecologica, voi cosa intendete? Che capite? Blocco del traffico, diciamo. In linea di massima. Se io vi dico azioni per il contenimento e inquinamento atmosferico, voi che capite? Vabbè, qui c'è anche l'immagine di dietro, insomma. La stessa cosa. Ok. Quindi se io leggo come utente, come cittadino, domenica ecologica, ok? E sono di Napoli, devo circolare quella domenica. E poi leggo azione per il contenimento e inquinamento atmosferico. Voi capite la stessa cosa o qualcuno avrebbe pensato a un'altra cosa? Ok, con le immagini. Ok. Bueno, supponiamo che abbiamo fatto tutto questo, già qui, diciamo, se io sono una persona che ha capito che stanno parlando di domenica ecologica, diciamo, del blocco del traffico, quindi clicco qui e voglio entrare, ok? Teoricamente io mi cerco, aspetto che cosa? Dopo il titolo. Cosa vi aspettate voi cliccando su Domenica Ecologica? Di sapere? Che cosa consiste? Cosa consiste? Cioè a che ora? In che zona? Ok. Volete che lo leggiamo insieme oppure vi posso risparmiare questa cosa? Supponiamo che questo sia un'email di presentazione, non sia un... Ok. Nella prima schermata voi riuscite a capire dov'è? La domenica? Qua. Credo in quella fascia blu, ma la prima fascia evidenziata, quella grigia. Questa? Leggiamo insieme, che uno potrebbe pensare che sta scritto qui, in realtà qua si parla di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7:30 alle giovedì, calendario delle domeniche, quindi non sono domeniche, ok. Ok, quindi di... Poi qua si riprende, la giunta del Comune di Napoli ha approvato una delibera dedicata alle azioni, eccetera, eccetera. Ok? Ancora non siamo arrivati alla domenica noi, eh? Ma queste domeniche dove stanno? Dove stanno queste domeniche? A partire da inizio a chiedermi, ma sono domeniche. Sono tutte le domeniche forse tra... C'è dal 28, credo, siamo tutte. Dal 28 aprile al 30. Però un cittadino non deve dire forse sono tutte le domeniche, perché tu scendi e ti trovi il palettone del vigile che ti fa... Ok, poi qua ritorniamo a partire sempre lunedì, mercoledì e venerdì nella fascia oraria, eccetera, eccetera, ok? Non vige, qua ti dice dove non vige il divieto di circolazione. Stiamo andando ancora più giù, eh?
Supremo? Ok? Qualcuno vede la domenica? Ah. Fate un segnale quando vedete la domenica. Siamo arrivati alle domeniche ecologiche finalmente. Allora, siamo qui. Ora, per la vostra conoscenza personale, diciamo, quante persone hanno la capacità di comprendere, a parte queste cose qui, questo muro, effetto muro di testo si chiama, ok? E poi avere la pazienza per arrivare qua giù e capire effettivamente per arrivare qua giù se posso o non posso circolare. Ok, allora, okay. Stiamo facendo quello che si chiama business writing, cioè questo non è una caratteristica solo dell'amministrazione pubblica, ma vi ho portato questo esempio perché stiamo lavorando su questo, ma è anche della presentazione delle aziende private, diciamo, l'approccio è sempre lo stesso, cioè io parto da lontano, metto una serie di informazioni che ritengo utile e poi scollego direttamente rispetto a quelle che sono le esigenze delle persone, che se io clicco su Domenica Ecologica io voglio sapere prima di tutto com'è questa Domenica Ecologica, quali sono prima di tutto, se sono tutte, se sono una, da che ora a che ora posso circolare, eccetera, eccetera. Viene molto. No, nel senso non è un limite del comune di Napoli, è un tipo di impostazione, diciamo così, di scrittura che tende a fare l'introduzione al problema, descrivere il problema, dire che la giunta comunale ha deciso, eccetera, eccetera, e poi magari verso la fine inserire informazioni, che è un approccio di tipo scolastico, nel senso che quando ci insegnavano a fare l'introduzione, ok? Poi il corpo centrale e le conclusioni. Ma quello andava bene quando tu stavi a scuola, la maestra ti obbligava a scrivere, a leggere, e poi se lei se le doveva leggere. Con una comunicazione di tipo web molto, molto veloce, stringata, diciamo, questo pezzo dovrebbe andare su, molto, molto, molto semplicemente. Magari semplificare azioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, cioè se tu lo dici alla nonnina, ma anche una persona normale, tra virgolette, azioni, è molto difficile associare azioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico al fatto che domenica 11 maggio non si circola in tutto il territorio cittadino. Sono due cose diverse. Allora, come dicevo prima, finché è però un'azienda, diciamo un'amministrazione pubblica, a parlare un discorso, tu sei obbligato, perché sennò ti mettono la multa, quindi sei obbligato con una santa pazienza, ti metti e leggi tutto, oppure scendi e ti prendi la multa. Se invece della presentazione della domenica ecologica stavamo presentando la macchina agricola, o il curriculum, o la startup, con questo tipo di approccio, cioè informazioni inutili sopra, informazioni utili, piccole, in basso, sotto, noi ce l'avevamo giocata probabilmente la possibilità di avere la selezione, il colloquio del personale, di vendere la macchina agricola, di stabilire un meeting, così come di ottenere un finanziamento per un laboratorio, oppure di prendere degli iscritti, eccetera, eccetera. L'approccio di semplificazione, che è una delle caratteristiche fondamentali della scrittura professionale, serve quanto più il destinatario è complicato. Se io faccio laboratori per bambini, ok, e questi bambini sono ad esempio anche soggetti deboli oppure soggetti complicati, eccetera, eccetera, con una poca scolarizzazione, più diciamo il soggetto ha difficoltà e più questo tipo di scrittura lo fa fuori, sostanzialmente. Quindi deve tendere ad essere semplice, usare dei vocaboli comprensibili, in alcuni casi non devi neanche usare le lettere, devi usare direttamente i disegnini. Ok? Quindi che significa dire tutto quello che hanno detto con un divieto d'accesso, ok, e scrivere domenica 11 maggio non si circola. L'informazione è ancora più accessibile. Questo è nell'amministrazione pubblica. Nelle aziende private, questo, come stiamo ripetendo, fa la differenza fra ottenere o non ottenere una serie di cose. Quindi, scrittura chiara, accurata e corretta. Quindi,
Domande? Fate qualche domanda, forse. Ci siamo. Abbiamo capito un attimo le strategie per ottenere la stessa cosa. Adesso andiamo proprio a vedere come si svolge. Ho detto, quando voi scrivete fate quattro cose, anche se non ve ne accorgete, nessuno ve l'ha mai detto, che sono cose naturali. Cioè, prima di tutto organizzate, che significa mo che gli rispondo a questo, o che gli scrivo, diciamo. Poi lo scrivi, poi lo rivedi e fai una correzione finale. Solitamente chi non ha un approccio di scrittura professionale fa solo la seconda cosa, prima e seconda. Risponde o scrive un'email e poi clicca sul tasto invia, diciamo. Invece la scrittura professionale inizia dalla fase 3, cioè dal momento in cui tu dici ok, quello che ho scritto è efficace, quello che ho scritto è professionale, è in linea con i destinatari, il tono, lo stile, il tono è aggressivo, lo stile è giusto, oppure sto scrivendo e mi piacerebbe lavorare un casino, e chi legge queste email cosa pensa, che io sono creativo oppure mi sto giocando la possibilità di assunzione. Questo è il processo di scrittura, sono quattro fasi. Prima organizzo, poi scrivo, poi rivedo e poi correggo. E adesso ce l'andiamo a vedere. Ok, qua andiamo già nel pratico. Organizzare. Quello che voi fate ogni volta che aprite Word o aprite Outlook o Gmail per scrivere un'email è, dovreste fare, prima di tutto definire gli obiettivi. Cioè, qual è l'obiettivo della vostra comunicazione? Qual è l'obiettivo principale, ad esempio, se voi vendete macchine agricole e distribuite? Ok, quindi scrivete email, ad esempio, di presentazione a potenziali acquirenti? No, sotto quel punto di vista no, acquirenti no, perché poi in realtà, questo, essendoci poi la parte del venditore, ok, c'è la figura del venditore, sono loro gli addetti alla vendita. Ok. Quindi, più delle volte, è il cliente che viene da noi. Ok. Ok, questo è molto interessante, poi vi spiego anche perché. Però lui diceva, anche dal vogliamo migliorare anche dal punto di vista della pubblicità. Questo è col funnel, però se voi non fate ricerca attiva di clienti, ad esempio, attraverso la forma scritta. Noi la facciamo, purtroppo il problema è che il cliente non è attrezzato ancora. Ok. Perché poi c'erano delle ultime generazioni, figli, agricoltori, che si stanno un po'. Certo. Certo. La voce di piedi comunque iniziano a diminuire la possibilità di internet, quindi la mail, il preventivo magari inviato a tramite news, okay. Poi eventuali comunicazioni, quindi sì, è un conto, stiamo andando verso quella. Certo, no, ma è un'evoluzione imprescindibile, diciamo. Sì, questo vale indipendentemente dal tipo di comunicazione, però è interessante questa cosa qui, cioè se c'è un fornitore che vi contesta qualcosa, siamo qualcosa, ok, allora il tuo obiettivo è, prima di tutto, definire gli obiettivi. Cioè, il mio obiettivo è prima di tutto portare a conoscenza di una problematica sulla macchina. Facciamo un esempio pratico, una macchina non funziona. Per dire, una problematica sui pneumatici, immaginate anche voi applicatela al vostro caso pratico, così poi ne parliamo. Allora, noi dobbiamo definire gli obiettivi, definire il destinatario, decidere stile, tono e livello di formalità. Questo nella fase di organizzazione. Definire gli obiettivi. Questa è la parte più difficile della scrittura, perché solitamente si tende a confondere l'obiettivo con la reazione che si vuole ottenere, con un'altra cosa. Cioè, se la macchina è difettata, il mio obiettivo qual è? Fammi sostituire la macchina. Sì, nel senso, o fammela funzionare, diciamo così. Se è distrutta, fammela sostituire. Però se c'è un problema che non funziona, l'obiettivo è farmi sostituire quel pezzo e farmela renderla funzionante, diciamo. Quindi definire gli obiettivi che tu hai in testa, cioè quello che vuoi raggiungere in modo chiaro, è il presupposto fondamentale per fare una comunicazione efficace. Qual è il problema che abbiamo visto della pagina del comune prima? Cioè, quale dovrebbe essere l'obiettivo di quella pagina? Verso informazioni
informazione della domenica, la quale non si deve utilizzare l'auto. Ok, l'obiettivo è l'obiettivo è impedire ai napoletani di prendere la di circolare, cioè in quella giornata. Cioè l'obiettivo è rendere chiaro che quel giorno non si circola, quindi evitare che le persone circolino, quindi dall'altro perché la città è inquinata e dall'altro perché si vengono le multe. Quindi l'obiettivo è domenica non si circola, non dovete prendere l'auto. Ok? Vi sembra che quel tipo di pagina sia aderente ad esempio all'obiettivo che si vuole raggiungere? Ok. Ok. Gli obiettivi devono essere, fate domande se non è chiaro, specifico, raggiungibile e realistico. Cioè, se io so che domani a Bari domani non si circola, ok? C'è la domenica ecologica e l'amministrazione, la comunicazione me la fa oggi alle 2. Sta facendo anche una buona comunicazione, la sta facendo, però è un obiettivo raggiungibile? No, l'obiettivo è specifico, perché io dico domani non si circola, quindi domani non si circola, è realistico? È sicuramente raggiungibile? No, perché io in poche ore non posso raggiungere un'intera città e avere una diffusione così capillare, ok? È realistico come obiettivo? No. Non è né raggiungibile né realistico, perché io non posso raggiungere una città, non so quanti abitanti faccia a Bari, deve essere centinaia di migliaia, in poche ore. Ok, quindi se inizio invece 10 giorni prima posso ottenere. Lo stesso discorso è, io voglio fare questo seminario, ok? E ho una lista di 500 iscritti. Se invio l'email di presentazione un mese fa, sto facendo un obiettivo, uno specifico che è convincere le persone ad iscriversi al laboratorio sulla scrittura professionale, quindi ci siamo. È raggiungibile? Sì. Raggiungere 30 persone? Sì, è raggiungibile perché mi sono avviato un mese fa. È realistico? Sì. Però se io questa cosa la voglio fare domani, ieri, per oggi, e dico su 500 persone che sono iscritte alla mia lista, ne voglio raggiungere 480 e lo voglio fare in meno di 24 ore, non ha senso. Quindi definire in modo chiaro qual è il proprio obiettivo ti aiuta a scrivere meglio, poi dopo vediamo perché. Quindi quando vi mettete davanti al computer, davanti all'email, davanti a Word e dovete scrivere a qualcuno, anche se in modo molto veloce, voi fate questo, cioè definite qual è il vostro obiettivo. Definire l'obiettivo è il presupposto fondamentale per poi ottenere una comunicazione efficace. Dobbiamo fare un bel esperimento, cioè, avete carta, penna, fogli? Sì, sì. Ok. Ok, voi dovete comunicare, siete un call center, responsabile di un call center, e dovete comunicare ai dipendenti che ci saranno 4 ore di aggiornamento per imparare le caratteristiche del nuovo sistema operativo. Oppure, ok? 4 ore di aggiornamento. Queste 4 ore ci saranno di aggiornamento ci saranno lunedì. Anzi no, giovedì prossimo, dalle 9 alle 13. Dovete inviare un'email a tutti i dipendenti. Che scrivete? Scrivete, proprio scrivete. Poi leggiamo. Ma il corpo della mail o anche l'oggetto? Allora, oggetto e corpo della mail. Prima di tutto definite l'obiettivo. Prima di definire l'obiettivo mi dovreste fare delle domande, credo. Ah, dimenticavo, avete 3 minuti, No, dai, a 45 ci fermiamo.
adesso è 40. Non copiato. Siamo quasi. Ok, siamo pronti? Chi vuole cominciare? Oggetto? Oggetto, aggiornamento professionale su Windows 8. Gentile dipendente, la presente per comunicarle che in data giovedì 15 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, sono previste 4 ore di aggiornamento che la vedranno coinvolta sull'argomento Windows 8. La sua presenza è importante al fine di sviluppare le sue competenze su un tema ritenuto di grande importanza per la sua crescita professionale e la crescita dell'azienda stessa. Cordiali saluti, l'amministrazione. Okay. Oggetto, giornata di aggiornamento utilizzo Win 8. Si informa che nella giornata di giovedì 15 maggio 2014, dalle ore 9 alle ore 13, presso la sala informatica 2, piano 3 della nostra azienda, si terrà il corso di aggiornamento obbligatorio in merito all'utilizzo del nuovo sistema operativo Windows 8. Si invita a raggiungere la sala entro le ore 8.30 per la registrazione. Okay. Ufficio del personale. Allora, la prima cosa che vi ho detto prima è che mi doveste fare delle domande che nessuno ha fatto. Cioè, questo aggiornamento è definizione degli obiettivi. Significa organizzare la scrittura, significa capire questo corso è obbligatorio o non è obbligatorio? Qualcuno di voi se l'è chiesto? Per lui è obbligatorio, infatti. Tu invece l'hai invitati praticamente, gentilmente. Allora, leggiamo prima, poi facciamo le considerazioni. Chi comincia? Chi continua? Io nell'oggetto ho scritto corso di aggiornamento. Giovedì prossimo dalle 13 alle 17 ci sarà un corso di aggiornamento su Windows 8 nella sala X del Dipartimento Y. Oggetto, corso di aggiornamento Windows 8. Giovedì 15 maggio dalle ore 9 alle ore 13 presso la nostra sede si terrà un corso di aggiornamento sull'utilizzo di Windows 8. Cordiali saluti la direzione. Okay. Quindi in questo caso, allora, corso di aggiornamento, sono poi di mente, corso di aggiornamento, l'oggetto. Però quale è il corso di aggiornamento? Il problema è quello che volutamente non ho inserito il corso di aggiornamento perché in questa maniera obblighi, diciamo, a chi riceve l'email nell'aprire l'email e quindi leggere che tipo di corso di aggiornamento. Supponiamo che questo call center ricevano insieme alla tua email le email anche dei clienti con cui stanno facendo relazioni, diciamo, parliamo di 100-200 email al giorno. In quel caso sì, però nel caso però corso di aggiornamento allora dopo tanto sarà fra 20 giorni, un mese, una considerazione. Invece, mi puoi rileggere? Corso di aggiornamento Windows 8. Sì, puoi rileggere perché c'era una cosa che volevo notare. Giovedì 15 maggio, dalle ore 9 alle ore 13, presso la nostra sede, si terrà un corso di aggiornamento sull'utilizzo di Windows 8. Cordiali saluti, la direzione.
Ok, quindi in questo caso è come nel tuo caso è opzionale, cioè non c'è scritto. C'è obbligatorio, non è obbligatorio, devi partecipare, non devi partecipare, mi devo se non è obbligatorio devo iscrivermi, devo prenotare. Cioè, queste sono tutte considerazioni che solitamente si fanno in fase di organizzazione della. Adesso stiamo parlando di una sciocchezza di email, ok? Però sono tutte considerazioni che si fanno in fase di organizzazione, perché la prima reazione che si potrebbe avere alle vostre email è io, secondo me che sono un dipendente e vi scrivo: sono obbligato a partecipare? E tu sei obbligato, e quello ti risponde: sì, sei obbligato, e l'altro ti risponde: se non partecipo, che mi fate? E tu rispondi: ti licenzio, eccetera, eccetera. Allora, oggetto, aggiornamento Windows 8. Sì. Sei invitato a partecipare il giorno 15 alle ore 8 presso la nostra sede, ove si terrà un aggiornamento per imparare le caratteristiche Windows 8. L'argomento in oggetto è determinante per la formazione del personale al quale questa azienda ritiene prioritaria. Anche in questo caso, diciamo, la scelta è considerarlo un aggiornamento prioritario ma non obbligatorio, cioè nel senso è importante ma non è detto che sei tenuto a partecipare. Oggetto, comunicazione urgente. La presente per comunicare a tutti i dipendenti che giovedì 15 maggio dalle ore 9 alle ore 13 si terrà un corso di aggiornamento Wins 8. Confermare prima possibile la propria presenza. Ok, in questo caso vorrei parlare dell'oggetto, comunicazione urgente. Comunicazione urgente è una, come dire, una dicitura molto generica, ok? Però in questo caso non stiamo parlando dell'oggetto, ce l'andiamo a vedere successivamente. Però perché sto insistendo molto sulla definizione di un obiettivo specifico, realistico e raggiungibile? Perché vi permette poi di lavorare bene anche su questi elementi, cioè sull'oggetto. Nel momento in cui io ho come obiettivo. In questo caso possono essere due le grandi caratteristiche: o la partecipazione è obbligatoria, quindi devono venire, altrimenti li licenzio, ed è un discorso. Io nell'email vado a inserire determinate cose. Se invece la partecipazione non è obbligatoria, il mio obiettivo cambia. Cioè, la partecipazione non è obbligatoria, ma il mio obiettivo è portarne dentro il più possibile, perché mi serve come azienda. Allora, in questo caso cambia il mio obiettivo. Nel primo caso, il primo obiettivo è partecipazione è obbligatoria, li devo spingere a prenotare il form perché devo organizzare la sala oppure fare una serie di altre cose. Nel secondo caso, la partecipazione non è obbligatoria, in questo caso io devo, invece il mio obiettivo è convincerli a partecipare. Nel momento in cui metto però, quindi, fatta questa considerazione, cambia già l'oggetto. Perché se l'obiettivo è la partecipazione a seminario ed è obbligatoria, allora nell'oggetto sarà corso obbligatorio aggiornamento Win 8, ok? 15 maggio, 9:13. Ho già finito. Sì. L'attuale dipendente deve essere obbligatorio. Al momento in cui è obbligatorio, quindi cambia il mio obiettivo. Perché se nel primo caso io li devo convincere, allora è un altro discorso, quindi devo utilizzare anche poi andiamo a vedere uno stile più persuasivo, convincente, un tono magari un po' diverso, più. Se invece sono obbligati, posso anche limitarvi a fare una email che sia chiara, immediata, che dà delle informazioni di servizio. Signori, c'è questo corso da obbligatorio di Win on 8 dalle 9 alle 13, sala 2, partecipate. Ci vediamo là, venite alle 8 e mezza e non fate casino. O portatevi un blocco con una penna o portatevi il vostro portatile, cioè in base agli obiettivi che io devo raggiungere, poi cambia il testo. Andiamo avanti. Cambia il tono, cambia lo stile, cambia tutto. Oggetto, corso di aggiornamento sulle funzionalità di Windows 8. Sì. Comunichiamo che lunedì 12 maggio, nella sala riunioni dell'azienda, si terrà un corso di aggiornamento della durata di 4 ore per illustrare ai dipendenti le nuove caratteristiche del sistema operativo Windows 8. Il corso fornirà gli elementi necessari ad un corretto ed efficace utilizzo dello strumento. Il corso inizierà alle ore 9 e terminerà alle ore 13. Si prega di non mancare e di presentarsi con puntualità. Cordiali saluti, l'ufficio personale. Ok. Chi va avanti? Ok. Oggetto, aggiornamento Windows 8.
Gentilissimi operatori, con la presente a comunicarvi che è stato organizzato un corso di aggiornamento per un totale di 4 ore in data 13 maggio 2014 per imparare le caratteristiche di Windows 8. Sicuri di una vostra presenza, vi invio i miei cordiali saluti. Ok. Oggetto: corso di aggiornamento Windows 8. Salve, il prossimo giovedì dalle 9 alle 13 presso la nostra azienda avremo la possibilità di aggiornare le nostre conoscenze del sistema operativo Windows 8. Non potete mancare, a presto. Non potete è diverso da non dovete, ad esempio, no? Che non potete potrebbe significare, è molto interessante per voi, non mancate, però invece non dovete mancare significa un'altra cosa. Ok. Oggetto: aggiornamento applicativo Windows 8, giovedì 14 maggio. A tutti i dipendenti, giovedì 14 maggio dalle ore 9 presso la sala conferenze si terrà il corso per aggiornamento professionale sull'applicativo Windows 8. Punto. Il corso ha la durata di 4 ore. Punto. Assicurare partecipazione. Punto. Il direttore. Ok. Allora, oggetto, corso aggiornamento su Windows 8 per dipendenti. Gentile dipendente, giovedì 8 dalle 9 alle 13 presso l'ufficio del personale si terrà corso di aggiornamento su Windows 8 per conoscenza, caratteristiche ed utilizzo software. Cordiali saluti. Okay. Certo. No, quindi dovete fare tre cose, che è quello che ci siamo dette prima. Ah, sì. Allora. Ah, sì, scusami. No, niente. Allora, corso aggiornamento per Windows 8. Gentilissimi, la direzione vi comunica che giovedì prossimo 21 è previsto un aggiornamento dalle 9 alle 13 di 4 ore presso l'Aula X per l'aggiornamento rivolto a tutti i dipendenti per imparare le caratteristiche del nuovo sistema operativo Windows 8. Si prega di non mancare e di partecipare numerosi. La direzione. Ok. Allora, questa email ci permette di capire quello che stavamo dicendo prima, cioè siamo nella prima fase, cioè quella più selvaggia di organizzazione della comunicazione. Nella fase di organizzazione abbiamo detto che noi dobbiamo fare tre cose: definire gli obiettivi, definire il destinatario, decidere stile, tono e livello di formalità del testo. Quello che voi avete fatto, diciamo, dalle vostre email emergono diversi obiettivi, ok? Diversi destinatari. E quindi di conseguenza anche diversi modi, c'è chi ha dato del tu, c'è chi ha dato del lei, chi ha dato del voi, chi ha usato l'impersonale, chi è stato molto diretto, quindi dovete partecipare, diciamo, non mancate, eccetera eccetera, chi è stato più formale. Questo perché nella fase di pensiero, diciamo, su quello che dovevate scrivere, non vi siete posti il problema di a chi sto parlando? Cioè, tutto di informazioni proprio spicciole, cioè questo corso, mi dovevate chiedere, ma questo corso è obbligatorio o non è obbligatorio? Ci siamo già detti. Se non è obbligatorio, cosa succede? Quali sono le conseguenze? In che questa cosa della curiosità è, come dire, una specie di mitologia che si fa intorno alla comunicazione, in generale intorno alla comunicazione, cioè l'idea di non essere molto chiari, ok? Perché poi la persona si incuriosisce, va a leggere, e in questo caso stimola la sua attenzione, è vera solo in minima parte. Diciamo, può essere vera per alcune campagne pubblicitarie, ma supponiamo, facciamo un esempio pratico, diciamo, io ho inviato queste email ai dipendenti, sono 500. Io ho inviato queste email a 500 dipendenti e ho usato una delle vostre. La prima cosa che ottengo saranno 200-300 risposte in cui le persone mi diranno: ma ci siamo detti, è obbligatorio? Non è obbligatorio. Se non ho messo l'aula, non ho messo sala conferenza, ma ho messo corso aggiornamento, diciamo, dove lo facciamo? Quando lo facciamo? Ma è incluso, ma queste 4 ore ce le pagate? Come funziona? Ma ci dobbiamo portare il blocco? Ci dobbiamo portare il computer? Immaginate che io invio questa comunicazione scritta così, abbozzata, a 500 dipendenti e me ne ritornano indietro altre 500 email, ognuno con una domanda diversa. Quindi poi io devo rispondere a ognuno, che mi ha chiesto un'altra cosa,
devo fare un'altra email generale in cui dico, ah, ho dimenticato di dire che si trova nella sala conferenza, ok. Poi dico, ah, sala conferenza, questi mi vengono alle 9, siccome sono 500, mentre ci organizziamo si fanno le 11, quindi adesso gli dico di venire alle 8:15. Altra email in cui dico, vabbè, mi ho dimenticato di dirvi che dovete venire alle 8:15. Poi un altro mi risponderà un'altra cosa, ma io sono, l'orario di lavoro mio comincia alle 9, questi 3/4 d'ora, chi me li paga? Eccetera, eccetera. Quindi immaginate che per una semplice comunicazione avremo 5.000 email di gente che quel giorno non lavora praticamente. Quindi una semplice email quanto influisce anche sull'organizzazione del lavoro e poi anche sulla produttività. Questo per farvi capire che questo è quello che voi avreste fatto normalmente, diciamo, durante la vostra attività. Quello che io spero facciate da domani è, ok, ma chi devo scrivere? Quali sono le informazioni? Quindi prima raccolgo tutte le informazioni, poi definisco gli obiettivi. Il mio obiettivo è obbligatorio, allora gli devo dire che devono venire, punto e basta, ci vediamo alle 9, alle 8:30, alle 9. Non è obbligatorio, però li devo convincere a venire, perché non è obbligatorio, perché magari questo corso di aggiornamento non rientra nelle ore lavorative. Diciamo così, ok? Però è una cosa che a loro vantaggio, quindi che devono fare, però quelle 4 ore non sono retribuite, le dovranno poi recuperare. Quindi in questo caso io devo mettere la comunicazione in modo diverso, perché se è obbligatorio, è obbligatorio e devono venire ed è pagato, basta. Ma se non è obbligatorio e non è pagato, però è importante per loro, deve essere ad esempio più persuasivo. Quindi definisco gli obiettivi, devo poi definire il destinatario. A chi sto scrivendo? Voi a chi avete immaginato di scrivere? Agli impiegati, ma alle persone che sono al call center, però ci deve essere una figura in testa che voi avete. Avete dato per scontato che tutti sappiano che cos'è Windows 8, per esempio? Sì, io presupposto che siano, cioè ho scritto anche obbligato, perché ho presupposto, essendo un call center, quindi di gente che ha, io ho avuto l'immagine di gente che ha di fronte il terminale e che quindi deve saper usare il nuovo sistema operativo per rispondere eventuali domande del cliente. Sì, però in questo caso stiamo parlando di persone che utilizzano un computer dove sotto c'è Windows XP adesso, sono tutti computer vecchi e loro usano normalmente, magari molti di questi non sanno neanche che stanno usando XP, per loro quello è un computer. Tu gli scrivi dobbiamo passare a Win 8, secondo voi date per scontato che tutti sappiano che cos'è Win 8? Allora uno potrebbe arrivano altre 500 email in cui scrivono ma che è Win 8? Ok, questo è già una cosa in più. Ok, quindi il destinatario, quando si definisce il destinatario, andiamo a vedere adesso, poi bisogna decidere stile, tono e livello di formalità. Dovete partecipare, non dovete partecipare, lei, voi, stile persuasivo, creativo oppure informale, rientrano nella terza parte, tono, livello di formalità del testo. Allora, prima di tutto, destinatario. Quindi abbiamo detto obiettivo, destinatario e stile, eccetera. Chi è il destinatario? La prima domanda che vi dovete fare è quale livello di informazioni ha sull'oggetto della comunicazione? Cioè, se stiamo parlando di un'azienda che ha 500 dipendenti del call center, probabilmente è una struttura, che ne so, 3 volte più grande di questa, in cui ci saranno 7 sale per la formazione, o ci sarà una grande sala conferenza, oppure ci saranno 5 sale da 100 persone. Ed è un'informazione che bisogna dargli. In quale sala vado? Cioè, quale livello di informazione ha sull'oggetto della comunicazione? Aggiornamento Windows 8, la prima cosa. Tutti sanno che cos'è Windows 8? Sanno che stanno usando XP o stanno utilizzando e utilizzeranno Windows 8? Le altre vi diranno, ma che cos'è su Windows 8? A cosa mi servirà? È il software che uso per fare le telefonate o il software che sta sotto al sistema operativo? Alcuni lo sapranno, altri no. Può sembrare una cosa in più. Però, nell'ambito di una comunicazione chiara, efficace, da uno a verso molte persone, vi può far risparmiare molto tempo e vi può permettere di perdere potenziali iscritti, diciamo, al seminario, e di conseguenza poi dovete essere costretti fra un anno a rifare il seminario con ulteriori costi, docenti, eccetera, eccetera. Quindi, quale livello di informazioni ha sull'oggetto della comunicazione? Molti di voi, abbiamo detto, non mi hanno chiesto se in quale sala si fa, se è obbligatorio, se non è obbligatorio, abbiamo detto, sono tutta una serie di considerazioni che bisogna fare. In relazione alla storia del Windows 8,
Per chi sta facendo una startup, ovviamente sapere che cos'è Windows 8 fa parte del pane quotidiano. Per chi utilizza il computer, non necessariamente. Ci sono persone che utilizzano il computer in modo completamente inconsapevole. Poi sanno che ogni tanto qualcuno va, gli fa un aggiornamento e loro dicono: ma non si capisce più, dov'è il tasto avvia? Che prima c'avevo Windows XP o 7, perché mi avete tolto il tasto avvia? Quindi una regola fondamentale è di scrivere sempre per gli stupidi, nel senso non per gli stupidi, persone che non ragionano, di scrivere per persone che date per scontato che non abbiano un livello di conoscenza sull'oggetto della vostra comunicazione. Cioè cercate di essere sempre semplici, non date per scontato che sappiano che cos'è Windows 8, non date per scontato che sappiano dove si svolge un evento, non date per scontato che sappiano che bisogna portarsi dietro la penna e bisogna portarsi dietro un blocco notes, eccetera, eccetera. Così come se scrivi un curriculum, non date per scontato che le persone sappiano che sai utilizzare un software particolare di progettazione, ad esempio per CAD, eccetera, eccetera. Quindi in base al destinatario, in base a una serie di considerazioni che uno fa sugli obiettivi, il destinatario decide di scrivere in modo più o meno semplice. Siccome se scrivi per l'ingegnere, probabilmente la persona scrivi in modo tecnico, nella comunicazione rivolta a tutti, diciamo, puoi utilizzare una terminologia tecnica che viene compresa solo dall'ingegnere, ma non dalle altre 499 persone. Se invece scrivi per le altre 499 persone, sicuramente sarai compreso anche dall'ingegnere. Quindi se scrivi in modo tecnico ti capisce l'ingegnere e gli altri no. Se scrivi al contrario, l'ingegnere capirà e capiranno anche gli altri. Quindi cercate di essere semplici, diretti, chiari. Chi mi rilegge? Non mancate? La tua email? Sì. Dall'inizio? Sì. Ecco, salve, il prossimo giovedì. Salve. Salve. Cominciamo da salve. Chi ha usato buongiorno, chi non ha usato niente? Com'è che decidete ad esempio di utilizzare buongiorno, salve e poi in fase di saluto, arrivederci, cordiali saluti, a presto? Quando scrivete l'email, come salutate voi? Cordiali saluti. Certo. Certo, poi dipende anche dal tipo di azienda, perché sono le aziende in cui ci si dà del tu, altre in cui ci si dà del lei, dipende dal contesto. Dipende dall'obiettivo, dipende dal contesto, cioè nel senso che se fra colleghi di una stessa amministrazione pubblica si usa darsi del tu, ad esempio ci sono anche delle mail in cui si scrive ti invitiamo a partecipare. Ciao. A questa cosa. Ciao. Certo. È ovvio che se io sto scrivendo al general manager che non ho mai visto in vita mia, non scrivo tu, eccetera, eccetera, pur stando magari nella stanza a fianco, diciamo, oppure se lo incontro tutti i giorni ma non c'è un livello di conoscenza, ok, uso del lei o un formale lei. Se invece sto scrivendo al mio collega, sostanzialmente nell'ambito di una comunicazione professionale, a dei colleghi che mi conoscono, ovviamente può essere la norma utilizzare il tu o salutare con salve. Okay. Oppure buongiorno a tutti, ad esempio già un attimo un po' più formale. Salve, ad esempio, è il livello più semplice. Ciao, sotto a salve c'è solo ciao. Okay. Però salve solitamente viene considerato una scrittura colloquiale, non formale ma neanche informale. Puoi continuare a leggere. Salve. Il prossimo giovedì dalle 9 alle 13 presso la nostra azienda avremo la possibilità di aggiornare le nostre conoscenze del sistema operativo Windows. Presso la nostra azienda, che significa? Nel senso che io mi sono messa in mezzo, cioè nel senso che siamo sullo stesso livello. Cioè siamo tutti ok, no, però presso, io dico come livello di informazioni, presso la nostra azienda io ti mando dove? Nel piazzale, alla mensa, nel bagno? In questo senso, okay. Sì, non ho fornito l'informazione specifica. Salve, rileggi un attimo, sì, giovedì, prossimo giovedì, ad esempio, il prossimo giovedì, okay. Sì. Oppure giovedì 13 maggio, dalle 9 alle 13. Alle 13 presso la nostra azienda, quindi dovevo specificare nell'aula dedicata alla formazione. Nell'aula formazione? Sì. Avremo la possibilità di aggiornare le nostre conoscenze del sistema operativo Windows. Ok, seguiremo un corso di aggiornamento per Windows 8. Basta.
Okay. Non potete mancare. Non potete mancare. Allora, non potete mancare come tono è molto colloquiale. Okay, lo stile è diretto, però il tono... Vediamo un attimo, così andiamo più nel dettaglio. Tono è la voce con cui parla il testo. Cioè, io posso essere amichevole, posso essere arrabbiato, posso essere ironico. Ok? Lo stile è il modo in cui è scritto il testo. Ok? Non potete mancare. Che stile lo considerate? Penso. Non potete mancare, cioè si invita a venire, però qualora poi non veniate non è un problema, non succede. No, non potete mancare può significare anche non potete mancare, cioè vi troverete 4 ore di meno di retribuzione. Ok. Obbligato. Sì, perché se io metto salve, sono amichevole, ok? Lo stile è molto diretto, sono colloquiale. Sì. Al coinvolgimento. Ok. E non potete mancare, virgola, se ci tenete al lavoro, com'è? È una minaccia. È diverso, diciamo. Magari è un po' più... L'idea è che l'azienda va a iniziare un corso. Ok. Se venite per voi è un beneficio. Ok. Cioè non è avete l'occhio, giorni, aggiornati, okay. Ok, questa è una cosa, un'informazione. Dovrebbe essere diciamo, un obiettivo che dovremmo stabilire. Certo, perché se Windows 8, se il passaggio da Windows 8 a Windows XP a Windows 8 ci sarà il 31 maggio a mezzanotte, quindi voi dal 1 giugno, cioè non è una scelta, se è una scelta continuare a utilizzare XP è un altro discorso, però se il 1 giugno ci sarà Win 8, l'azienda si ferma se le persone non sanno dove sta la finestra avvio, diciamo, dove andarla a prendere, tutto è cambiato. Quindi al momento in cui diventa una semplice comunicazione, in realtà diventa strategica, perché dal 1 giugno si utilizzerà Windows 8, oppure dal 1 giugno non si prendono più iscrizioni per questo laboratorio che si terrà di nuovo il 15, ok? Quindi io posso, entro il 31 maggio mi devo iscrivere, altrimenti se mi iscrivo il 1 giugno, anche 2 ore dopo il laboratorio non lo posso più seguire. Quindi in questo caso l'informazione sul laboratorio diventa principale, diventa iscrizione entro il 31 maggio, non glielo puoi andare a mettere come la domenica ecologica in fondo a tutto, perché magari non ci arrivano e dicono vabbè c'è tempo. Ok, nel vostro caso io non so se è obbligatorio o non è obbligatorio, però se scrivo dal 1 giugno Windows 8 sarà utilizzato su tutti i computer e le persone che non avranno seguito il corso di aggiornamento saranno messe in periodo di... non potranno più lavorare, eccetera, eccetera, oppure se è un call center a chiamata, ad esempio, ok, in cui non ci sono dipendenti, ma ci sono collaboratori in cui ti chiamano per una settimana, per 20 giorni, in quel caso posso anche non renderlo obbligatoria come formazione, però deve essere chiaro che se non lo fai e poi si utilizzerà Windows 8, mi devi dimostrare che poi sai utilizzare Windows 8. Sono tutte considerazioni che vengono da un'analisi principale delle informazioni, cioè del destinatario, degli obiettivi. Allora, se Windows 8 è obbligatorio dal 1 giugno, altrimenti il call center si ferma, allora tutti quelli che vogliono lavorare devono seguire il corso di aggiornamento. Ora, la scelta è, il corso di aggiornamento lo rendiamo obbligatorio per tutti quelli che vogliono lavorare con noi? Sì. Dal primo, gentili colleghi, dal 1 giugno si userà Windows 8 su tutte le macchine, sui computer, eccetera, eccetera, eccetera. È obbligatorio l'aggiornamento, altrimenti non potete più lavorare. In un modo o nell'altro glielo dovete far passare questo messaggio. Ora, glielo potete dire dandogli del tu,
o utilizzandolo in personale o dando del lei in relazione a una serie di elementi, diciamo, su come è l'organizzazione aziendale. Solitamente queste cose dipendono dalle relazioni, dall'organizzazione aziendale. Solitamente in un'azienda in cui ci sono 6 dipendenti e tu mandi un'email per avere una traccia scritta, difficilmente dai del lei, visto che poi andate a pranzo tutti quanti insieme al bar sotto l'ufficio ogni giorno, diciamo. Quindi al massimo uso l'impersonale. Gentili colleghi, vi comunico che ci sarà un corso di aggiornamento obbligatorio, eccetera eccetera eccetera. Quindi fare una serie di considerazioni sull'obiettivo, sul destinatario, ti fa decidere anche poi qual è lo stile, il tono, il livello di formalità. Quindi il lei, il tu, posso essere aggressivo, posso essere ironico, vi conviene partecipare, puntini puntini puntini, è diverso da è obbligatoria la partecipazione, oppure è diverso da vi consigliamo di partecipare perché dal 1 giugno useremo Windows 8 e chi non conosce il sistema operativo non potrà più lavorare. Se inserissimo l'obbligatorietà già nell'oggetto? Sì, l'oggetto ci volevo arrivare dopo, diciamo. Solitamente questo tipo di email possono anche essere racchiuse nel semplice oggetto. Ok, 15 maggio, corso obbligatorio aggiornamento Win 8, sala formazione. Poi sotto puoi andare, poi sotto ci puoi andare a mettere il dettaglio, ma io già quando ho letto corso aggiornamento 15 maggio, corso aggiornamento obbligatorio Win 8, sala conferenze, sotto posso continuare, appuntamento ore 8, allora devono partecipare tutte le operatrici che utilizzano, tutte le operatrici di call center, ok. Appuntamento ore 8:30 per organizzazione, sala, conferenze. Per informazione solitamente si usa, rivolgete il responsabile dell'organizzazione, Anna Esposito, interno 4, eccetera, eccetera. Nessuno ha firmato. Non tutti hanno detto che sta dicendo questo, ufficio personale, diciamo. Certo. Sì, certo. Chi? Perché? Certo. A parte che c'è il mittente, però arriva ufficio del personale. Ora, l'ufficio del personale ci sta l'impiegata, c'è il responsabile della formazione, poi dipende dalle aziende, perché se abbiamo detto la famosa azienda in cui ci sono 6 persone o 10 persone o 12 persone, ti arriva da famoso Antonio Esposito, sai che è quello che si occupa della formazione, è il responsabile della formazione, magari non ti pone tutta una serie di problemi, però deve essere comunque firmato. Però se ti arriva un'email senza la firma, la domanda è, ma chi è? In un'azienda che ha 500 operatori di call center ci saranno 200 di amministrazione, chi scrive? Ma è sicuro? È uno scherzo? Cioè, è... Vedi, per esempio, se io sono in ambito ufficio personale, quello che studio la formazione dei dipendenti, certo. Io dico, bisogna formarsi su questo. Okay. Stiamo sempre nella fase facoltativa. Certo. Se invece c'è scritto in dal direttore dell'azienda, certo. Certo. Ed è quello che qui dobbiamo chiederci, ma è obbligatorio o non è obbligatorio? Raggiungere l'obiettivo, lui ha detto, allora, la cosa importante è definirli. Allora, se l'obiettivo della formazione tutore può firmarlo la tecnica di formazione, il dato di tutore può essere quello della realtà, non è virtuale, usiamo tutto. Per se invece l'obiettivo è che era venerdì, il sistema deve essere quello, tu devi dire a scuola partecipazione a tutti i dipendenti, volevi firmare, giusto? Certo. Facciamo l'esempio, diciamo, Napoli ha una grande tradizione di scenette per convincere i vigili ad annullare le multe, diciamo. Ci sono quelle famigliole che girano a 3 o 4 sui motorini, diciamo. Adesso se ne vedono un po' di meno, per fortuna, però diciamo c'è gente che quando viene fermata dal vigile che sta su una Vespa con 2 bambini, senza assicurazione, senza casco, eccetera, là tirano fuori delle storie strappalacrime in cui stanno andando per in emergenza dalla nonna che è andata all'ospedale, eccetera, anche se hanno la borsa per il mare, diciamo. Nel senso che in quel caso non è che dici al vigile: "Uè, bello, mi devi togliere la multa". No, c'è chi
che non hai alcun potere, autorità per dire al vigile questo, anzi stai ottenendo l'effetto contrario. Però se c'è chiesto di utilizzare uno stile persuasivo, convincente, diciamo, crei la scenetta, mi dispiace, sì signor vigile, non lo farò più, eccetera eccetera, mi ero distratto un attimo, non ho la cintura di sicurezza perché mi era caduta una cosa a terra, l'ho dovuta togliere, eccetera eccetera. Quindi in base al destinatario tu vai ad aggiustare qual è il tono e lo stile. Ad esempio in questo caso quindi sarai creativo, innovativo, fantasioso e cercherai di convincerlo, eccetera. Se invece devi scrivere una procedura di emergenza, sarai preciso e informativo, diciamo, non è che la prendi alla larga. Ovviamente se tu ti rivolgi al vigile dicendogli signor vigile, dai, toglimi la multa perché non lo faccio più, eccetera, stai dando già del tu, lo stai indispettendo, diciamo. Se gli dai del lei, diciamo, è un discorso. Solitamente se lo chiami maresciallo, anche se lui... Perciò tutti chiamano... Perciò quando ti fermano tutti quanti che è maresciallo, tenente, e quello risponde, ma io sono... sono, non so, appuntato, ma diventerete maresciallo sicuramente. Un tenente, ecco. Allora, se ti fermi in tenente maresciallo, quello si innervosisce, dice sono tenente. Solitamente il conte dice, ma si diventerete sicuramente generale, generale. Solitamente poi alza uno sempre il livello, comandante, generale, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante, cioè, passiamo al caso delle aziende private. Se io sto cercando di vendere, ritorniamo, ehi, mi piacerebbe un casino lavorare con voi. Se io presento il mio curriculum e do del tu al responsabile del personale, cioè mi sto giocando le mie possibilità, come il vigile praticamente. Se io do del tu a un potenziale acquirente, perché voglio presentare la mia azienda, le mie macchine agricole a qualcuno, non scriverò buongiorno, ti vorrei presentare il nostro catalogo di macchine agricole. Chi è? Tu stai scrivendo a un destinatario indefinito, gli dai del tu, lo puoi solo indispettire. Per quanto possono essere buone le tue macchine, eccetera, eccetera, stai ottenendo l'effetto opposto. Quindi non sono solo un modo... Sì. Sì, quello è un risultato arcaico del rapporto autorità-cittadino, cioè stato suddito praticamente. Guarda, questa è una vecchia battaglia che porto avanti da circa 15 anni, diciamo, questa cosa qui del voi, chi lavora nella pubblica amministrazione, non so se ad esempio voi la utilizzate ancora, ad esempio chi è andato all'università a Napoli si scrive il magnifico rettore, che a me mi veniva da ridere ogni volta che dovevo scrivere al magnifico rettore, a parte mi faceva venire in mente un gelato che si chiamava magnifico, cioè, ma poi l'idea di un magnifico rettore, però sono quelle forme di comunicazione scritta di tipo arcaico, diciamo, che si ripropongono nel corso dei decenni se non dei secoli. Ad esempio, se voi andate a leggere molte denunce, ad esempio, che vengono fatte dai carabinieri, cioè così resoconti di rilievi, eccetera, ridiscendono direttamente da una tradizione che è centenaria, sostanzialmente. Cioè, fai un incidente qua fuori, arriva la pattuglia un quarto d'ora fa, poi loro dopo 10 minuti vanno in caserma e scrivono ci recavamo presso via, eccetera, eccetera. È successo 10 minuti fa, ma loro scrivono ci recavamo, perché quella è la struttura, diciamo, del documento che si portano davanti ai decenni, e quindi nessuno ha il coraggio, si piglia neanche la responsabilità di scrivere siamo andati, ci siamo recati in via, eccetera eccetera, perché era successo questo, ci recavamo verso via perché avvertiti dal nucleo radiomobile che si era verificato una collisione tra due autovetture di marca Fiat, cioè una Fiat Punto e una Fiat Brava hanno avuto un incidente, cioè noi scriveremo hanno avuto un incidente, eccetera eccetera. Quindi questa cosa del voi rientra in questa tradizione sostanzialmente, cioè sono quegli schemi di burocratese che si chiama, ad esempio, che è l'unione tra burocrazia e tease in inglese, diciamo, cioè, una burocratizzazione del testo che è molto difficile da scardinare. Certo che fa un effetto vedere su una carta scritta, su una lettera scritta, il voi può avere già, con la V maiuscola, può avere già un effetto, diciamo, accettabile, però vedere il voi, il lei in un'email, ad esempio, è già ti fa capire che siamo un po' fuori contesto. Quindi nelle email
ma io consiglio di non scriverlo neanche nel test. Come? In quel caso è già un altro discorso, perché se io devo scrivere a Sua Eccellenza Reverendissima o al Magnifico Rettore, al Presidente della Repubblica, ci sono dei cerimoniali che tu devi utilizzare. Cioè là siamo nell'ambito, come se parlassi, non so, al Papa, non è che puoi dirgli... Uè. Uè. No, questo Papa qua probabilmente si può anche fare, però utilizzare il voi all'interno, ad esempio, di un'email commerciale, in cui ti arrivano quelle email in cui ti scrivono siamo lieti di invitarvi, V finale, che non è neanche italiana, diciamo, invitarvi alla presentazione del nostro prodotto, eccetera, eccetera. Già in quel caso suona una comunicazione commerciale attraverso un mezzo assolutamente informale che è l'email, perché poi c'è una classifica dei mezzi, poi andiamo a vedere. L'email sicuramente in questo momento è il mezzo più informale che noi abbiamo. Cioè sotto l'email ci sta solo WeChat, penso, l'SMS, X che ci vediamo, TVB, così. Però là non lo utilizzi per la comunicazione commerciale o istituzionale. Quindi solitamente stonano un po', però capisco che sono anche cose molto difficili da scardinare. Ad esempio, a noi molte aziende ci chiedono di scrivere lettere commerciali, ad esempio lettere di presentazione di prodotti, eccetera. Noi le scriviamo, mandiamo in bozza per farla leggere, ci ritornano indietro uguali, ma con la V maiuscola, lei maiuscola. Noi togliamo, spieghiamo perché e poi ci ritorna indietro, ma potremmo utilizzarla almeno una volta e lei, cioè non è una deferenza, la deferenza tu non la ottieni con il lei, con la L maiuscola, la deferenza, diciamo il rispetto di chi ti sta leggendo, tu lo ottieni nel contesto delle informazioni, di come le presenti, se gli stai facendo perdere del tempo leggendo delle cose inutili, da come hai scritto l'oggetto, da come la impagini, dal contenuto, cioè non è che tu scrivi una lettera che è una schifezza, e in cui l'informazione fondamentale gliela metti alla quarta pagina, all'ultimo rigo scritto piccolo, e poi gli dai del lei, gli stai facendo una cortesia. E lui ti schifa a morte comunque, diciamo, anche se tu gli hai messo il lei. Se invece gliela scrivi in modo diretto, anche informale, con delle buone informazioni, in quel caso le persone non fanno caso. Ad esempio, non so se da voi, ma a Napoli si usa ancora molto il voi nei rapporti interpersonali, cioè da giovane ad adulto si usa il voi. Ma voi che volete? Cioè, quando da uno a uno, che è il retaggio fascista, diciamo, in cui era obbligatorio il voi, eccetera, eccetera. Soprattutto nel rapporto tra anziani e giovani si usa ancora il voi. Infatti la prima volta che venne un professore a me a scuola, all'elementare, era di Torino il professore, mi disse, lei venga in geografia, io mi spostai e disse, Roberta, ti sta chiamando il professore, che è la mia collega, la mia amica dietro di collega. Lui disse, no, lei. Deso io, non eravamo proprio abituati, non sapevamo neanche cosa fosse in lei, da professore a... Sì, da professore a alunno delle scuole medie, lei venga, disse, ti sta chiamando, ti vuole interrogare. E lui disse, no, so. Quindi sono anche un modo per presentare, cioè la scelta tra tu, lei, voi, eccetera, eccetera, fanno la differenza tra un approccio formale, un approccio informale, eccetera, eccetera. Certo, se andate dal Magnifico Rettore gli scrivete dammi la laurea, bello, dammi la laurea, quello poi mi dà la laurea, stampami la laurea, non te la darà mai. Forse nel caso del curriculum è bene scrivere in terza. Noi siamo in streaming, vi vorrei far vedere dei curricula. Devo coprire. Se sono vostri parenti non voglio sapere niente. Tenetemelo. Allora. Sì, ovviamente, adesso vi faccio vedere delle cose. Allora, lo conoscete? No, eh? Ok. Questa è un'email, diciamo, reale, quindi... che io ricevo, a chi di interesse? Qua rientriamo nel cambio di quello che ci siamo detti prima, no? Cioè, allora, uno si sta presentando, sta inviando il curriculum perché vuole... Io questa email non l'ho ancora... è la prima volta, questa è del 22 febbraio 2011, però è la prima volta che... cioè, mi fermo solo alla prima frase, non sono mai arrivata alla fine. È reale?
Sì, è reale, è candidatura spontanea per quando stavamo facendo una selezione, quindi ce ne arrivarono tipo 45.000. Alcuni l'ho dovuto buttare proprio un fatto di... Quindi supponiamo che voi state volete, dopo questo laboratorio volete fare i copywriter, cosa che io vi sconsiglio, però voi insistete e vi inviate il vostro curriculum, perché sapete che sto per fare una selezione per la mia agenzia, oppure vi piace tanto questa figura professionale, volete inviare il curriculum. Quindi io sono dalla, adesso voi dovete fare la selezione e vi arriva a chi di interesse, virgola. Cioè, il curriculum in allegato, c'è il PDF. Ovviamente io non sono mai arrivato ad aprirla, diciamo, la conservo solo come esempio per far vedere, diciamo, come minaccia. A chi di interesse, virgola. Quindi a chi di interesse voi lo considerate un saluto, un buongiorno, un buonasera, una forma di rispetto? Come lo considerate voi? Tu che sei il nostro geometra in cerca, come la vedi sta cosa? Secondo me la scarsa informazione sull'azienda a cui si sta presentando il curriculum, perché diciamo se ne è realizzata o gentilissima azienda, sì, però cioè, solitamente un'email si apre con un saluto, cioè tu non apri una porta, entri a casa della gente e dici a chi ti interessa, dov'è il bagno? Dice buonasera a tutti, salve, posso andare un attimo in bagno, poi ci presentiamo perché c'è un'urgenza. A questo punto... Sì. Quindi facciamo, adesso è un curriculum, no? Supponiamo che è un'azienda che sta in realtà inviando la tua, adesso in allegato c'è un curriculum, supponiamo che invece è un'azienda che sta inviando invece del curriculum la presentazione dei propri prodotti e ti scrive a chi di interesse. Prima di tutto, se tu mi stai inviando il curriculum già dovessi sapere a chi di interesse, quindi nelle aziende, nelle agenzie, questo è, si è aperto il curriculum comunque, no. Ok, vediamo un attimo. Già tu dovresti sapere in linea di massima, nelle agenzie si scrive al direttore creativo, alla Fiat scrivi al direttore del personale, nelle piccole aziende probabilmente scrivi all'imprenditore direttamente, ma comunque dici buongiorno, buonasera, uè, fesso, qualcosa lo devi dire. No? A chi di interesse? Virgola. A questo punto poi ci vorrebbero due punti, magari. Poi, virgola, con la presente. C maiuscola, dopo una virgola c'è una C maiuscola. Ok. Voglio proporre la mia candidatura presso scrittura per la figura di copywriter o altre opportunità che riterete consone alle mie caratteristiche. Prima di tutto, se tu, quindi io ritengo consone alla tua caratteristica parcheggiare le auto, e io non parcheggio le auto, per esempio, cioè se noi siamo un'agenzia, quindi o fai il copywriter o non fai niente. Oppure sei un segretario, fai, che ne so, fai, sei una segretaria, scrivi, vi serve una segretaria nella vostra agenzia, perché so fare la segretaria, puoi dire faccio il copywriter, e poi, però se non avete un posto per copywriter non accontento pure di fare le pulizie, diciamo. Questo è quello, come dire, quello che tu vedi emerge, e prima di tutto già dalla prima fase una figura non specializzata. Uno che sta cercando un lavoro. Come dove datemi un lavoro, fatemi fare qualcosa. Okay. Che è il modo peggiore per ottenere un lavoro. Perché più sei se sei specializzato le ottieni, ma se non sei specializzato, non è che puoi inviare una candidatura per fare il copywriter. Io voglio vorrei, propongo. C'è comunque un errore di fondo, perché se, già per un italiano fare il copywriter è una cosa difficilissima, come stiamo vedendo con l'email, cioè ragionare. Se tu fai lo straniero, sei straniero, devi lavorare nella tua lingua madre. Io non lo so adesso se il cognome, non l'ho mai letto veramente questa cosa qua. Solitamente arrivo qui. Inoltre il mio curriculum vitae in allegato ho evidenziato le seguenti abilità ed esperienza. Ok. Ok, ma quindi supponiamo che lui non lo apro neanche, supponiamo che lui sia straniero, ok, quindi siamo molto...
Ok. Questa qui che c'è fatto, è stata una schermata. Sì. Dovrebbe essere la lettera di presentazione, sì, prima del giudizio. Sì, dovrebbe essere la lettera di presentazione. Sì, dovrebbe essere la lettera di presentazione, che solitamente è la fase in cui si fermano tutte le selezioni, cioè le persone non arrivano mai a leggere il curriculum. È la fase, è più importante la lettera di presentazione che non... Qua in questo caso è un'altra richiesta, però un po' più... Ma c'è una cosa fondamentale in queste 1, 2, 3, 4, 5 parole che voi non avete ancora notato, perché però su, a me fa la differenza, diciamo, tra... No, leggetela con attenzione e capite perché non potrebbe mai fare una selezione, anche se avesse fatto la campagna per la Coca-Cola, diciamo. No? No? Non andiamo avanti finché non scoprite la cosa. Anche qualcuno in streaming. In realtà questo mi sembra un modulo di contatto. Sì, questo è un modulo di contatto, quindi richiesta info home page arriva preimpostata. Però da qua, questo è stato scritto dalla, da chi si presenta, quindi è qua che è la, l'arcano. Posso spostare un curriculum? A parte il fatto che ho scritto copywriter senza una doppia pubblica. Ok, e questa è la questione. Cioè, tu puoi mai... Cioè, puoi mai... sbagliare a scrivere la tua, la professione aspirante a cui stai aspirando, ma può succedere, io lo so, può succedere anche in un documento di una pagina, due pagine, tre pagine in cui dimentichi una W, può succedere, soprattutto se quando sei un po' nervoso che stai cercando lavoro, però non puoi dimenticarlo in sette parole, in questo caso, cioè alla fine quello tu stai presentando a te stessa con queste quattro parole, cioè, e dimentichi la tua, io se non sbaglio poi a questa persona ho risposto. Sicuramente non in modo gentile, ma penso che avrò risposto sicuramente per la mia, come diciamo, per il mio approccio, è come posso fare la selezione a una persona che sbaglia a scrivere la professione che vuole intraprendere, e se non sbaglio lei ha risposto è stato un refuso, noi quello facciamo, ci pagano per togliere i refusi, cioè per scrivere in modo chiaro e non fare errori. Non puoi rispondere dicendo è stato semplicemente un errore, sarà semplicemente, se tu fai, che ne so, l'imbianchino, sarà semplicemente un errore. Oppure se fai un'altra cosa può succedere, ma se la tua professione è fare quello, non puoi sbagliare. Ma qual è il modo migliore per presentare una domanda di candidatura per un'azienda? Cioè, come stiamo vedendo tutte quelle cose da evitare. Sono tutte da evitare. Non ci sarà poi, diciamo, adesso vediamo qualcun altro. Allora, solitamente si fa così, se indipendentemente dalla grandezza dell'azienda, prima di tutto si fa un'analisi dettagliata di cosa fa questa azienda, quindi si va su un sito web, si cerca di capire in che settore operano, cosa fanno, con chi lavorano, quanti dipendenti hanno, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta che mi sono fatto un'idea, prima di tutto decido, ok, fa per me, non fa per me, poi si alza il telefono e si dice buongiorno, dovrei inviare un curriculum, a chi lo posso inviare? A Alfonso Cannavacciuoli. Ok, l'invio a info chiocciola generico, o c'è un'email particolare, no, invia personale oppure info eccetera. Quindi gentile signore, gentile dottore, gentile direttore, credo, prima di tutto devi sapere chi è questa persona, in modo che più sei specifico più aumenti la possibilità di essere eletto. Che se io tu invio un'email su info@scrittura.org, che è un indirizzo generico, o info@forland, eccetera, che ne sai chi la va a leggere? La segretaria, il direttore, il responsabile amministrativo? Quindi più sei specifico più va meglio, e queste informazioni solamente si ottengono con il buon vecchio caro telefono. Buongiorno, dovrei inviare un curriculum, ma chi lo posso inviare? Eccetera, eccetera. Ma questo fa la differenza anche nelle presentazioni commerciali.
Se tu devi presentare un laboratorio per bambini a una scuola, ad esempio, in cui voglio portare un laboratorio per bambini a una scuola, cioè non è che vado su internet e vedo istituto, chiocciola e mio. Prima, chi è che se ne occupa di queste cose solitamente? Il preside, la direttura amministrativa, chi è? Chi decide? La maestra singola, quelli che si occupano dei progetti? Decido chi devo raggiungere. Se tu devi vendere macchine agricole, non è che parli a una grande azienda che di macchine agricole ne ce n'ha 50 e quindi ci avrà un centro acquisti, che ne so, non è sicuramente che scrivo alla info, cioè ci sarà, che ne so, cioè, ufficio vendite, buongiorno, dove fa una proposta all'ufficio vendite, posso inviare l'email, oppure si va sul sito, si capisce chi è il referente, un nome, un cognome e si invia. Invece adesso è tutto molto così, si pigliano, si buttano email a casa, l'email non costa. Prima quando dovevi scrivere una lettera o fare una raccomandata, ci pensavi bene prima a chi inviare, non è che inviavi 50 raccomandate a tutte le aziende sperando di colpire nel mucchio. Siccome invece l'email adesso è gratuita, qualcuno devo beccare, infatti sono tutti disoccupati. Allora, ci sono oggi vedremo, diciamo, con le email, fra 5 minuti facciamo una pausa, con le email ci sono diversi modi di approcciare, cioè i saluti, se sai il nome e cognome è la forma ideale, se non sai il nome e cognome usi una dicitura generica, gentile direttore creativo, se non sai che è direttore creativo scrivi all'ufficio del personale, se non scrivi spettabile azienda, scendi sempre più in basso, però non è che parti per pigrizia, parti da spettabilescrittura.org, a parte che non può essere spettabile un'agenzia. E qua ritorniamo al famoso inviarvi. Stona un po', no? Nel contesto di questa cosa qui. Quindi è da evitare l'email. Cioè, per me che io lavoro con le parole, quindi per me desidero inviarvi con la V maiuscola lì, mi fa capire che stai mettendo su una specie di deferenza nei miei confronti, ma non mi stai dicendo nulla della tua, cioè mi stai dicendo che sei uno che scrive in modo un po' arcaico. E siccome sto cercando lavoro come scrittore. No, ma anche dal punto di vista grammaticale, come ho detto prima, la V grande. All'interno di una parola, diciamo. All'interno di una parola, cioè non è che comincia il testo, quindi la prima parola la maiuscola, no. Però sì, alcune cose. Però tu quando se vai su un sito web di un'agenzia di copywriter in cui vedi determinati lavori, un approccio tranquillo, cioè vedi che facciamo pubblicità, facciamo cose creative, eccetera, eccetera, tu puoi pensare, vabbè, con questi posso essere anche un po' più diretto. Sì. Ma questa cosa qua, perché come dire, è come se questa persona, altra persona, mettessero sullo stesso piano quando stai scrivendo al magnifico rettore, quando stai scrivendo una denuncia alla polizia e quando stai chiedendo lavoro alla stessa persona. Sono tre persone completamente diverse. Fa la differenza il fatto che io ti leggo o non ti leggo. Anche in questo caso lo conservo, ma io non sono mai arrivato ad amicocavallo.it, che adesso sto notando, diciamo. Desidero inviarvi la mia richiesta di collaborazione con web copywriter esterno per quanto riguarda le seguenti lingue. Italiano, inglese e per testi in base anche francese. In quanto mi svolgo da anni questa attività e vorrei allargare il mio raggio di interesse. Cioè, al di là del V, cioè non stai dicendo niente, non è che si stai proponendo, non stai comunicando io posso esservi utile, stai dicendo io vorrei allargare il mio raggio di interesse, fatti una passeggiata. Cioè, tu dovresti comunicare all'azienda, così come un vantaggio, se sei uno che vende macchine, dovresti comunicare il vantaggio di comprare le macchine da te, se io sono un'associazione, dovresti comunicare il vantaggio, se io sono un albergo, dovresti venire a fare il meeting da me perché abbiamo una sala da 200 posti, la piscina gratis, la spa gratis per chi si iscrve, il wifi gratuito, il geometra deve dire perché so utilizzare un software che in Italia sappiamo utilizzare 10 di noi o perché sono esperto, ho 10 anni di esperienza e ho lavorato con 300 aziende, oppure perché faccio dei laboratori creativi e li ho fatti per questo, facendo questa cosa i bambini approcciano alla lettura, alla creatività, cioè devi comunicare un vantaggio. Quindi, in allegato troverete, qua arriviamo al punto perché non sono mai andato avanti, in allegato troverete il mio curriculum, un video, una breve descrizione biografica, di seguito invece alcuni esempi di lavori che ho già conseguito, gestito, cioè lavori che ho già conseguito, che significa in italiano? Uno può conseguire una laurea, può conseguire una cosa, non puoi conseguire un lavoro, puoi svolgere, realizzare, è per testi, quindi gestito etch, cioè etch è la morte proprio del copywriter. Cioè tu vieni pagato per scrivere delle frasi, ok?
Quindi quando scrivi Edge, vabbè, dai, la frase la completi tu, diciamo, tanti, c'è altre cose da fare, tu che non c'hai niente da fare, completi tu la frase con... Ogni volta che voi mettete Edge o puntini sospensivi, di sospensione in una frase, state dicendo al vostro destinatario, tengo tempo a perdere, guarda, con te, perché invece la tua cura è completare la frase in modo chiaro, efficace, in modo che la persona ottenga le informazioni che gli servono. Invece, quando metti i puntini di sospensione, lo stai trattando con sciatterie, come l'ultimo. Sono cose che uno non nota, ma che nota chi riceve, che hanno contribuito alla mia attuale formazione professionale. Basta, mi solitamente al Lecce poi mi butto un po' giù. Non apriamo la descrizione biografica, oppure se vi interessa la possiamo aprire, ma non... Ok. A parte la ditta, diciamo. Ditta non si usa più neanche, non so, nel Veneto ancora usano ditta. Poi c'è questo. Cioè, ma al di là di questo, come presento... Sì, in caso mai ti avanza qualcosa. Cioè, però, quello che... Cioè, questo dovrebbe essere la lettera di presentazione. Tu in questo caso mi stai obbligando a... Cioè, supponiamo, facciamo la ipotesi in cui tu lanci una selezione e ti arrivano 5, 600, 700 curricula in una settimana. Quindi la prima selezione come la fai? Non puoi permetterti a leggere 700 curricula. La prima selezione la fai in base anche alla lettera di presentazione. Quindi se io nel corpo del messaggio metto anche le informazioni fondamentali in modo sintetico, sto invitando anche ad andare ad aprire poi l'eventuale curriculum. Se io invece metto semplicemente con la presente invio il mio curriculum, mi stai obbligando ad aprirlo, e moltiplicato per altri 700... Mi sto obbligando a cestinarlo, perché se mi arriva da solo e quel giorno sto tranquillo e non c'ho molto lavoro, dico vabbè, quasi quasi apro, vediamo, sono anche curioso di vedere che cosa ha fatto. Però se stiamo in una fase in cui siamo in una fase di selezione, siamo in una fase di selezione, cioè se quando tu progetti, presenti il tuo progetto startup e ci escono, che ne so, la Regione Puglia 100.000 euro di finanziamento per la startup, pensi che la stai presentando solo tu? No? Quando ne arriveranno di progetti sul... 1000, 2000, 3000, tu pensi che loro dicono li sto convincendo, li sto incuriosendo, così aprono? Quelli, se non nelle prime 10 righe non gli chiedi chi sei, che vuoi fare, come lo vuoi fare, quanti soldi vuoi e soprattutto come glieli dai indietro, quelli non la aprono la cosa. Sono obbligato ad aprirlo perché per legge sono obbligato ad aprirlo e leggerlo, ma se, perché è un'azienda ente pubblico, ma se un'azienda la selezione te la deve fare un fondo che vuole fare investimento sulle start-up, un fondo privato, ma chi te lo legge? E magari là dentro c'è l'idea, c'è il nuovo Facebook, okay, c'è la nuova idea innovativa nascosta da qualche parte. Poi magari apri e trovi quello che ti interessa, diciamo, però intanto la possibilità te la sei giocata. Facciamo un quarto d'ora? Sì. Qual è? Vediamo se ne recupero qualcuno. No, condividiamo solo l'amore per il cibo.